Benvenuti alla sesta edizione della Scuola per la Buona Politica. Intanto, prima di salutare i nuovi arrivati, i nuovi iscritti alla scuola, saluto un po' i nostri ripetenti, perché dovete sapere che ci sono un po' di frequentatori affezionati che non vogliono lasciare la nostra Scuola per la Buona Politica. E poi ringrazio naturalmente tutti quanti voi per esservi iscritti, per aver deciso, aver fatto la scelta di partecipare alla scuola. Prego. Scuola che quest'anno dedicherà il proprio focus sul tema del lavoro. Sul tema del lavoro nell'epoca del web e, bisognerebbe aggiungere, anche nell'epoca dei robot. Il tema è legato al tema poi del festival di Lector in Fabula, che a settembre affronterà il tema delle rivoluzioni. Ed effettivamente intorno al tema del lavoro si sta parlando di quarta rivoluzione industriale. Una rivoluzione industriale che pone però, come tutte le precedenti rivoluzioni industriali, pone però dei problemi sempre più grossi, sempre più enormi, legati al rapporto tra uomo e lavoro. Abbiamo cercato di ragionare poi su quali, in questi cinque incontri, quale potesse essere un filo conduttore che potesse anche essere, possa servire ad aprire la possibilità di riflettere e non di prendere delle decisioni a priori. È per questo che abbiamo tentato anche di raccontare il mondo del lavoro come è oggi, come sarà nel domani, non soltanto dal punto di vista dei prestatori di lavoro, ma anche dal punto di vista dei datori di lavoro, cioè il mondo dell'impresa, ad esempio. E perché la cosa potesse risultare un po' più accessibile, dato insomma, il contenuto è di quelli notevoli e di quelli sostanziosi, la scelta è stata anche quella di partire un po' leggeri, anche se vedrete dalla lezione di oggi quanto cinema e letteratura riescano a raccontare molto molto meglio, molto molto di più di quanto invece la politica, i giornali, il mondo dell'informazione non riescano a farlo. Per fare questo abbiamo come ospiti, e li ringrazio e vado in ordine di vicinanza, Lea Durante, che ringrazio, e lei insegna lettere all'Università degli Studi di Bari e al Dipartimento di Scienze Umanistiche, Giorgio Simonelli, che è professore di storia delle radio e delle TV, delle televisioni all'Università Cattolica di Milano, e Oscar Bonamano, che oltre a essere direttore editoriale della casa editrice Carsa, è anche giornalista, blogger e un grande amico della Fondazione di Vagno e di Lector in Fabula. In questa fase di ringraziamenti, naturalmente il ringraziamento va poi al gruppo che sostiene l'organizzazione, agli enti che promuovono l'iniziativa, Fondazione di Vagno, Commissione Europea, Università degli Studi di Bari, Europe Direct Puglia e la Fondazione Friedrich Ebert. Il ringraziamento a Chiara e Maria Giovanna dal punto di vista dell'organizzazione e del supporto e soprattutto del supporto, cioè del sopportare tutte le nostre richieste, e Irene Paolino, che oggi non è qui presente, però si affacerà nelle prossime lezioni. Il tema, se vi siete iscritti avete letto il tema, quindi lo diamo per scontato. E non voglio dilungarmi troppo
sulla descrizione del tema, voglio però leggervi un brano tra questo libro di Ilya Trojanov, che è un politologo bulgaro, insegna in tutti gli Stati Uniti e in tutta Europa, e il titolo è L'uomo superfluo, saggio sulla dignità dell'uomo nell'età del capitalismo avanzato. Il capitolo, un capitoletto, si intitola Lavoro retribuito a Dio. Questo per mutare un po' di Sì, ottimista. ottimismo, una bella ventata di ottimismo. Gli auto-ottimizzatori sono forse veggenti che hanno previsto l'imminente conflitto tra uomo e macchina e si stanno armando all'uopo. E infatti, mentre leggete queste righe, già si sta preparando chi prenderà il vostro posto sul lavoro. Il contendente non è intelligente come voi, ma in compenso è più affidabile, più resistente e più economico. Tanto più che non ha bisogno né di una pausa caffè né di una pausa pranzo. Può e vuole lavorare giorno e notte, non pretende forme di sicurezza sociale, non si dà malato e sul posto di lavoro non si gira i pollici. Non soltanto perché è programmato secondo le esigenze, ma perché non ha i pollici. Naturalmente questo futuro scenario non è valido per tutte le professioni. Se vi guadagnate il pane facendo l'amministratrice, l'idraulico, l'astrofisico o la parrucchiera, avete buone chance di non essere rimpiazzati nel prossimo futuro. Se invece fate le cassiere, i vostri giorni sono contati. Il gruppo Metro ha aperto a Tönnesvorst, vicino a Düsseldorf, un future store della catena Real. Il futuro in linea di principio si rappresenta soltanto in inglese. In considerazione delle sempre più complesse condizioni di mercato, è necessario per il commercio ottimizzare le procedure, abbassare i costi e proporre ai clienti offerte e servizi personalizzati. Capacità di innovazione e progresso tecnologico sono le premesse per raggiungere questi obiettivi. Le moderne imprese commerciali devono applicare rapidamente idee promettenti ed essere tra le prime ad avvalersi di tecnologie innovative. Con l'aiuto di un assistente portatile all'acquisto, il cliente può trovare senza fatica nei grandi padiglioni i prodotti riportati sulla sua lista della spesa digitale e scannerizzarli immediatamente. Così, arrivato alla cassa, deve solo mettere il proprio smartphone davanti a un apposito lettore per avviare la procedura automatica di pagamento. In alternativa, il cliente può pagare gli acquisti con un'impronta digitale e se si è registrato per questo servizio. Mette l'indice su uno scanner, oltre all'impronta, rileva anche temperatura e tensione superficiale. Tempo fa, una mia conoscente, per ritirare un pacchetto in un supermarket, il vicino ufficio postale era stato chiuso poco prima, ha dovuto pagare la tariffa inserendo la banconota in un apparecchio che, tintinnando, le ha subito dato il resto. La macchina, come mostra questo esempio, non è solo più efficiente, ma è anche più affidabile. Se l'esempio vi sembra marginale perché riguarda esclusivamente qualche impiegato alle casse del supermarket dietro l'angolo, sarete sorpresi nell'apprendere che solo negli Stati Uniti 3 milioni e mezzo di esseri umani si guadagnano il pane come cassieri. Per non parlare dei 4 milioni di commessi e dei 2 milioni e 300 mila di magazzinieri nel commercio al dettaglio e all'ingrosso, il cui lavoro presto sarà anche automatizzato. Stiamo parlando di Amazon. Sono già trascorsi anni da quando un computer riuscì a battere il miglior scacchista del mondo. Che probabilità c'è che una macchina appositamente sviluppata e programmata riesca a svolgere il vostro lavoro? Certo. Alcune forme di creatività e di competenza linguistica rimarranno per parecchio tempo caratteristiche peculiari dell'Homo sapiens, peraltro proprio quelle meno sviluppate nel nostro sistema educativo. È prevedibile che ancora per molto tempo la mentalità idiosincratica di un non conformista avrà la meglio sulle facoltà dell'intelligenza artificiale. Non si dovrebbero prendere per oro colato le euforiche profezie di quegli scienziati che hanno la mania dell'intelligenza artificiale.
Tuttavia, la maggior parte degli impieghi è fatta di routine e nella ripetizione dell'eternamente uguale, la macchina è di gran lunga superiore all'uomo. Perfino i processi più complicati possono essere programmati, anche se attualmente può essere dispendioso o costare caro. In alcuni settori continua a essere più conveniente mantenere basso il livello retributivo dei lavoratori o spingerlo ancora più in basso invece che investire in produzione automatizzata, ma in questi casi si tratta di un temporaneo rinvio dell'inevitabile. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ciao Marina. Ultraripetente. Ultraripetente anche lei. Cioè. Anzi, no, della serie non è mai imparare. Troppo, non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Tre leggi mai confutate finora le dicono tutta sul futuro. Gli informatici considerano valida, senza eccezioni, la legge di Moore, la massima secondo la quale le prestazioni dei computer raddoppiano ogni 18 mesi. Quindi le prestazioni dei computer raddoppiano ogni 18 mesi. Nata da un'osservazione risalente nel 1965 di Gordon Moore, cofondatore dell'Intel. Il ritmo esponenziale del progresso scientifico è rimasto sorprendentemente costante, sicché è solo una questione di tempo. Fossero anche decenni, quando si tratta di previsioni, il margine d'errore è sempre considerevole. È solo una questione di tempo perché sia sostituita anche la forza lavoro qualificata e nelle fabbriche sia occupato tutt'al più qualche tecnico altamente specializzato, incaricato di sorvegliare il parco macchine. La seconda legge, la famosa legge cibernetica di Norbert Wiener, dice addirittura che non vi sono obiezioni pratiche o teoriche all'idea di creare in tutti i campi della produzione cicli di automazione chiusi, cioè di lasciare la produzione di macchine ad altre macchine. Ma le conseguenze non riguardano solo la produzione di merce. La terza legge, il paradosso di Moravetz, riassume l'esperienza di laboratorio secondo la quale è più difficile costruire macchine dotate di capacità sensoriali e motorie piuttosto che macchine dotate di elevata intelligenza. Ciò che riesce facile all'uomo, solo che abbia imparato a camminare e usare le mani, per il robot è ancora un'enorme sfida. Invece l'intelligenza coltivata al più alto livello è un gioco da bambini. Le macchine, infatti, possono eseguire meglio visite e analisi mediche che lavori di giardinaggio. Red Brooks, del Massachusetts Institute of Technology, prevede che in futuro i medici avranno gli stessi compiti dei piloti della Lufthansa di oggi: trasmettere fiducia ai pazienti o rispettivamente ai passeggeri e in qualche raro caso intervenire per controllare. In certi campi la tendenza evolutiva che abbiamo tratteggiato può rallentare per varie cause, ma le spinte globali verso l'aumento dell'efficienza e la massimizzazione del profitto inevitabilmente decreteranno la fine del lavoro retribuito di massa. Prego. L'agricoltura industriale ha già compiuto grandi passi in avanti in questa direzione. Una fattoria americana di meno di 700 ettari non rende e senza sovvenzioni non potrebbe sopravvivere. In futuro, quando per il raccolto saranno impiegati un centinaio di trattori telecomandati, le fattorie dovranno avere le dimensioni del Saarland e la quota degli occupati in agricoltura scenderà ancora dell'attuale 1% della popolazione allo 0,01%. Stiamo parlando degli Stati Uniti. La coltivazione del cotone in Texas è già letteralmente un one-man show. È sufficiente la forza lavoro di un solo agricoltore, con l'ausilio di macchine e fertilizzanti appositi. L'agricoltura tradizionale in tre regioni sta per diventare non redditizia, ragion per cui i piccoli coltivatori non hanno futuro nel capitalismo. Nelle condizioni imposte dall'inasprirsi della concorrenza globale, nessuna impresa abbastanza grande può permettersi di restare indietro con l'automazione dei propri processi produttivi. Quindi sembra di capire che insomma, è un processo irreversibile, non ci sta niente da fare. Questo vincolo vale anche nei paesi dove il lavoro costa poco. Foxconn, la più grande produttrice di computer a livello mondiale, con stabilimenti in Cina e Taiwan, investirà in 1 milione di robot per compensare, dichiara il fondatore dell'impresa, la crescita delle retribuzioni e aumentare l'efficienza. Ciò significa che già entro pochi anni alla Foxconn lavoreranno più robot che esseri umani.
Con un prestito dal pionieristico lavoro del matematico bulgaro Georgi Konstantinov, vorrei chiamare questo radicale mutamento dell'economia e della società determinato dai computer, tecnologia elettronica, e dei processi automatizzati, robot, la rivoluzione robotronica. Riguarda tutti i settori dell'economia, il comparto della produzione come quello dei servizi, il campo dell'energia e quello dei trasporti, il commercio come l'attività bancaria. Conduce inoltre a una concentrazione nel mondo dell'impresa. Collocare i propri prodotti sui mercati internazionali diventa una questione di sopravvivenza. In questa lotta si afferma che ha raggiunto il grado più elevato di efficienza e redditività. La maggior parte delle imprese esistenti sarà presto o tardi liquidata o assorbita, come mostra l'esempio dell'industria automobilistica, uno dei settori che già da un pezzo in larga misura ha scommesso su razionalizzazione e automazione. Attualmente i concorrenti rimasti sulla scena internazionale sono meno di 2 dozzine. La maggior parte degli economisti continua a ignorare questo mutamento paradigmatico. Se non si esula dai dogmi dell'economia politica classica dominante, il lavoro retribuito è una risorsa inesauribile, perché si sostiene l'azione combinata di progresso tecnologico e libero mercato, produce sempre nuovi posti di lavoro. Fino ad oggi, in effetti, le innovazioni hanno aperto nuovi spazi per il lavoro. Ma un argomento di natura puramente storica non prova affatto che sarà così anche in futuro. In fin dei conti la storia conosce di tanto in tanto rotture rivoluzionarie. Alcuni futurologi utilizzano, secondo la definizione del matematico Werner Winch, il concetto di singolarità, che portano a esplosioni imprevedibili. Pieni di fede, i nostri politici invocano nuovi posti di lavoro, anche se la reazione dell'economia dopo l'ultima crisi è una chiara prova di fiducia a favore del parco macchine. Negli anni scorsi gli Stati Uniti hanno investito molto di più in macchine e software che in forza lavoro. L'automatizzazione in continuo aumento con ritmi esponenziali e il crescente impoverimento di ampi settori della popolazione non lasciano dubbi. Sarà più facile per un alchimista fabbricare l'oro con i suoi preparati e le sue formule magiche piuttosto che per i nostri economisti sconfiggere la disoccupazione di massa. È insomma, bello pesante. Vi leggo per chiudere l'incipit del capitolo successivo. Si titola il capitolo La benedizione delle macchine. Il lavoro ha trionfato totalmente su ogni altro modo di esistere, proprio nell'epoca in cui i lavoratori sono diventati superflui. Viviamo il paradosso di una società del lavoro senza lavoro, dove la distrazione, il consumo e gli svaghi non fanno altro che esasperare la mancanza di ciò da cui devono distrarci. E con questo io cedo la patata a Oscar Buonamano, al professor Giorgio Signorelli e alla professoressa Lea Durante, e li ringrazio naturalmente di nuovo per aver accettato questa sfida. Grazie a te. Allora, intanto è un po' spiazzante perché diciamo avevamo bisogno di un po' di ottimismo e Filippo ha introdotto diciamo una buona dose di ottimismo. Allora, dato che ci organizzeremo così, ascolteremo prima il professor Simonelli e poi faremo una breve pausa, ascolteremo Lea e poi proveremo anche un po' a discutere. Io più che introdurre vorrei fare una piccolissima riflessione, però vorrei dirvi 2 cose che non avevo preparato e che mi ha suggerito Filippo, cioè nel senso che di fronte a questo scenario che non è che è futuribile, che già è così, stavamo parlando prima, diciamo, stavo dicendo una pausa pubblicitaria, abituato a farlo nelle trasmissioni, che tra non molto a Roma Amazon distribuirà i libri con il drone e quindi li distribuirà nel giro di tra i 3 e i 10 minuti. Quindi uno si chiede, cioè anche io li compro su Amazon, mi arrivano il giorno dopo, senza aspettare. Ecco, uno compra un libro sul computer, ti arriva tra 3 e 10 minuti, uno si chiede, io sono uno che legge molto, si chiede uno perché cacchio, scusate, cioè ha bisogno di un libro tra i 3 e i 10 minuti, cioè quale sarebbe il valore aggiunto di avere un libro tra i 3 e i 10 minuti. E allora però, dato che se noi affrontiamo il tema delle tecnologie, ai quali alla tecnologia non ci possiamo opporre, anche perché, come si dice, per esempio rispetto a internet, no? E rispetto a queste cose dice sì, chi possiede la conoscenza, cioè chi è colto, da internet oggi trae dei vantaggi, e questo è indubbio, perché se tu la tecnologia la governi,
dalla tecnologia puoi avere anche degli apparenti vantaggi oggi. Ma anche qui è una questione di tempi, arriverà un momento in cui i nostri figli, i nostri nipoti nativi digitali questo gap lo toglieranno, non ci sarà nemmeno più bisogno della cultura, cioè nel senso che intuitivamente tu utilizzerai la tecnologia e quindi saremo di nuovo tutti allo stesso punto di partenza. Allora quale può essere, cioè rispetto a uno scenario che è questo, non introduco un altro argomento di cui abbiamo parlato lunedì a Bari presentando un libro meraviglioso di Renzo Paris, che è uno scenario che fra 150 anni ci vede tutti, o chi ha i soldi andare a vivere in Scandinavia o morti, quindi diciamo non si prospettano tempi felicissimi. Allora penso che davvero la risposta a tutto questo, comunque almeno diciamo una tregua e una possibilità di organizzare il pensiero, parta da delle cose molto semplici. E allora stavo pensando, non vi riferisco alla prima parte della riflessione, di queste riflessioni che ha fatto Filippo, vi riferisco alla seconda, dice l'importanza della scuola, no? E presenterò un libro la settimana prossima e nell'introduzione a questo libro, pubblicato nel 1968, a cavallo degli anni 70, che parla di quel momento importante, perché l'anno prossimo saranno trascorsi 50 anni dal 68, nelle avvertenze che l'autore mette all'inizio scrive una cosa molto bella che c'entra con le cose che stiamo dicendo, perché dice: mi è sembrato, caro lettore nuovo, doveroso da parte mia indirizzarti questa letterina per meglio entrare nelle vicende narrate, che sono pur sempre legate, dopo 50 anni, a un'idea di insegnamento e di scuola che si andava sfaldando irrimediabilmente nel 1968 fino a giungere alla catastrofe attuale. Però sente l'esigenza di parlare della necessità dell'insegnamento e della scuola, cioè quello che stiamo facendo qui. Allora, per esempio, per me una possibile risposta è questa, cioè che a fronte di questa tendenzialmente incipiente catastrofe, la cosa che noi possiamo porre è la nostra cultura umanista. E prima ancora di introdurre voglio dire un'altra cosa, perché Filippo parlando ha detto, commentando un passo del libro che stava leggendo, dice no, perché il futuro, queste cose si esprimono sempre in inglese. Io la settimana scorsa ho avuto la fortuna di presentare un personaggio meraviglioso che si chiama Francesco Sabatini, che è il presidente onorario dell'Accademia della Crusca, quindi il depositario della lingua italiana. Devo dire che in tante presentazioni nelle quali sto sempre a mio agio, anche con Francesco Sabatini che conosco stava a mio agio, però diciamo sono stato in tensione un po' tutta la giornata perché mi riprendeva, diciamo ogni due o tre pensieri mi riprendeva e mi faceva dei piccoli appunti sul mio italiano, che io pensavo di essere al di fuori di queste cose. Allora, proprio su questa questione, perché questo è un altro modo di opporci a questa cosa che tu dicevi, della lingua, no? Allora, a un certo punto lui nel suo libro, che si intitola Lezione di Italiano, fa delle avvertenze e dice di utilizzare con molta parsimonia i termini inglesi nella nostra lingua, perché i termini inglesi possono essere fuorvianti. E faceva un esempio, l'esempio di mission, no? Dice noi utilizziamo la parola mission e tutti, dice ci sono tanti problemi quando utilizzi le parole straniere, queste cose non vi preoccupate, c'entrano col ragionamento che stiamo facendo. Mission, dice perché voi dovete intanto capire se la sapete pronunciare e poi capire che significa veramente questo mission. Allora dice per esempio, immaginate un consiglio di amministrazione di una fabbrica che produce armi da guerra. E l'amministratore delegato parlando dice, ecco, da oggi la nostra mission è quella di produrre più armi. Dice, in questo caso, la parola mission che usate è appropriata, secondo me è totalmente inappropriata, diceva il professor Sabatini, perché mission deriva, dovendo trovare un omologo in italiano, da missione. Allora, voi vi immaginate una fabbrica che produce le armi da guerra e tu parli di missione, la missione, noi diamo un'accezione diversa alla significazione. Quindi dice, perché devi usare la parola mission? Il nostro scopo, il nostro obiettivo, al che, e qui sono stato ripreso, ho detto in effetti il professor Sabatini ha ragione, perché noi abbiamo una lingua che è bellissima. E lui mi ha detto, ma caro Oscar, davanti erano 80-90 persone, la bellezza è un canone astratto nella lingua italiana, cioè la lingua non è bella, la lingua può essere, è meglio identificarla con chiarezza, con funzionalità,
con efficacia. Io ho detto, beh, professore, io mi sono ho impiegato 32 anni a costruirmi un, diciamo, un pubblico che mi apprezza, cioè, ma lei in un minuto non è che mi può distruggere tutto quello che io... No, questo per dire che noi ci possiamo opporre a questo, secondo me non ci possiamo opporre alla tecnologia, non ci possiamo opporre al mondo e al furia del mondo, però noi abbiamo una grande arma, noi e noi della cultura, diciamo, di questa parte del mondo in particolare, che è la nostra grande cultura umanista, cioè noi possiamo opporre a queste cose la conoscenza e la consapevolezza. Con questi due cardini io penso che possiamo, non dico da risolvere questi problemi, ma intanto vivere con meno angoscia. Anche perché poi, per esempio, nel caso mio, il professor Sabatino l'ho presentato una volta, non lo invito più, cioè anche se siamo amici, quindi uno vive anche più rilassato, no? Però possiamo vivere con più tranquillità questa ossessione della fretta, per esempio. Punto. Amazon a Roma consegnerà i libri tra i 5 e i 10 minuti. Io voglio capire, cioè, se te li consegni in 2 ore, che cosa cambia nella tua vita, no? Allora, come possiamo rispondere? Con delle cose che uno sa fare. Per esempio, non avendo paura della noia, non avendo paura della solitudine. Cioè, avendo la capacità anche di stare da soli con noi stessi a riflettere. Perché c'entra? Perché volevo fare queste due cose che sembrano non c'entrare, perché c'entrano molto con gli argomenti di cui parleranno Giorgio e Lea, perché la distanza che noi mettiamo e il tempo che intercorre tra l'accadimento dei fatti e la nostra percezione, nella maggior parte dei casi è determinante per comprendere quegli avvenimenti. E allora, come è cambiato il lavoro? Che tipo di rivoluzione ha introdotto il lavoro nelle nostre vite? Certo, lo possiamo apprendere attraverso il libro bellissimo, un po' pesante, Filippo, che hai letto, che è un saggio. Una cosa piccola. Però il saggio, per esempio, mia madre, tanto per dire una cosa, se ne sarebbe andata alla seconda parola di Filippo, di quel saggio, che invece, per esempio, a me o a Filippo potrebbe essere utile. Allora, a che cosa servono la letteratura e il cinema? Cioè, a rendere popolare, questo l'ha detto molto bene Pierpaolo Pasolini, che pure è forse il più fine intellettuale del Novecento italiano, quando parla, e qui volevo fare un assist a Giorgio, quando parla del calcio, no? Che tutti dicono il calcio non te lo... cioè, il calcio è una cosa da bar, no? Pasolini dice il calcio è l'ultima rappresentazione epica della nostra società, perché più del teatro e più del cinema ha saputo raccontare, e lo diceva negli anni suoi, riesce a raccontare e tenere insieme l'alto e il basso, e attraverso il calcio lo capiscono tutti il calcio. Allora, il cinema, come vedremo nella breve lezione del professor Simonelli, e la letteratura, come poi vedremo negli autori che ha scelto Lea e nelle parole che ci darà Lea, ci trasferiscono meglio, soprattutto a distanza di tanti anni, che cosa ha significato il lavoro nella trasformazione della nostra società. Cose di cui noi non ci rendiamo conto, perché vivendole non riusciamo a stabilire, a stabilire questa distanza tra noi e gli avvenimenti. Il cinema e la letteratura, Pasolini diceva il calcio più del cinema e del teatro, più del giornalismo per esempio, perché anche il giornalismo riesce a raccontare una serie di cose. Però vi faccio un esempio e chiudo, do la parola a Giorgio Simonelli. Prendete un giornalista bravo e che penso tutti stimiamo come Lirio Abate. Lirio Abate, giornalista dell'Espresso, è quello che ha fatto venire alla luce Mafia Capitale. Allora, se noi leggiamo Lirio Abate sull'Espresso, che pure è un grandissimo giornalista sull'Espresso, le vicende legate a Roma Capitale le comprendiamo. Però se noi leggiamo le stesse vicende, come leggeremo, io l'ho letto in anteprima, sul libro che adesso uscirà, quindi su uno sforzo diverso, quelle vicende vengono collocate nel tempo e nello spazio in un modo diverso. E quindi... diciamo, vengono sottratte alla quotidianità e quindi alla cronaca e cominciano a far parte di un altro ambito che è quello dell'arte, in questo caso narrativa. Il cinema e la letteratura, per le specificità che Simonelli e Durante hanno preso, appartengono alla categoria dell'arte, nel senso che sono degli artisti, delle persone che hanno una sensibilità diversa, una capacità di astrarsi dal momento contingente e raccontare delle storie che, pur appartenendo a quel momento, diventano delle storie che valgono per sempre. In questo, e non voglio anticipare niente, faccio due esempi: la dismissione di Ermanno Rea, un romanzo sulla dismissione di Bagnoli, potrebbe essere paradigmatico di tutto ciò che sta accadendo nel mondo rispetto alla dismissione, non c'entra solo Napoli, eppure Ermanno Rea si trasferisce a Napoli per guardare da vicino quella cosa e raccontare quella cosa, o come
e non gli dico perché no. È più bello vedere la sorpresa nei film che ci racconterà il professor Simonelli, delle vicende accadute in un determinato periodo, però noi a distanza di 40, di 50, di 60 anni, oggi le leggiamo come contemporanee, perché è successa una cosa e torno da dove sono partito, e quindi praticamente ho improvvisato rispetto alla cosa tua, e torno a quello da cui sono partito, cioè che la nostra forma di resistenza a queste cose è la cultura. E la cultura da questo punto di vista è quello che ci faranno vedere loro, cioè trovare degli elementi immanenti e con quelli ne possiamo decriptare quello che si succede. Se poi siamo in grado di opporci o di portare delle deviazioni non dipende da me, perché purtroppo per me non sono né un artista, né un inventore e né un mago. Professor Simonelli, e poi facciamo una breve pausa. E poi Lea Durante. Forse allora. Dobbiamo spegnere la luce. Sì, poi. No, allora, intanto buonasera a tutti e grazie alla Fondazione, grazie a Lector in Fabula, grazie a Oscar, a Filippo, ormai mi hanno adottato, sono spesso a conversare. Oggi sono andato a Conversano, ho avuto una stranissima sensazione di essere in un posto proprio assolutamente familiare, no? Mi sembrava di essere a casa, quindi grazie di questo invito che si ripete. Io dico sempre che quando gli inviti si ripetono, insomma, c'è un buon segno, che uno proprio non ha fatto dei pasticci terribili, per cui gli si dice, ma sì, come si dice Nicola, ci faremo vivi noi, no? Ecco, si torna, quindi vuol dire che insomma, qualcosa di piacevole è rimasto. Allora, siccome il tema che mi è stato proposto è un tema enorme, cominciamo a ridurre un po' l'ambito. Per una volta, così, ecco, mi consentite, non parliamo di televisione, o se non... per qualche accenno parliamo prevalentemente, quasi esclusivamente di cinema, così mi diverto un po' di più anch'io, perché di televisione parlo già troppo, e poi perché il cinema forse è stato più significativo in questa mission di raccontare il lavoro, anche, l'ho fatto apposta, in questa tendenza a raccontare il lavoro, anche se la televisione poi ha fatto cose, qualche accenno lo faremo. Oltretutto, tu sei in televisione adesso in questo momento. Sì, finito. Lui è in differita, qui è in differita. Sono qui in differita e in diretta. In diretta su Rai 3 è in differita qua. E parleremo sostanzialmente di cinema italiano, perché c'era possibile, abbiamo parlato con Oscar, ma teniamo queste altre cose per un'altra volta, se avranno di nuovo la bontà di rinvitarmi. Allora, siccome il tema, anche concentrandosi sul cinema italiano è piuttosto ampio, io con un vezzo per cui gli amici mi prendono in giro, ho cercato di costruire tre categorie, ecco, tre momenti emblematici, simbolici, rappresentati anche poi da concetti che adesso andrò a enunciare, che rappresentano quel modo di guardare, quel modo di rappresentare il lavoro, che è sicuramente legato ad un tempo, ma che è anche un modo di guardare il lavoro. Allora, per evitare troppi preamboli e per venire al dunque, diciamo che, lasciando da parte il passato più remoto, il tema del lavoro irrompe nel cinema italiano nel momento in cui si crea molto lavoro, cioè a partire dagli anni 60, quando finisce l'epoca in cui gli italiani cercano il lavoro, lo cercano all'estero, la grande migrazione, la seconda migrazione, quella del secondo dopoguerra, che porta gli italiani soprattutto in Germania, in Belgio, ancora in America, e si trova lavoro in Italia. E allora, a parlare di lavoro, ci sono due film che non vi dico, di cui non vi dico né il titolo né gli autori, per farvi una sorpresa, ma di cui vediamo due brani. Se metti dietro, vediamo pure noi. Dobbiamo immaginare. Vabbè, noi non, io i titoli li so, sono senza vedere, senza sentire. Poco. Filippo, poco. Comunque questo. Dietro un po' lo dobbiamo mettere anche sì, perché sì. Ci sono loro sono pubblico, noi vabbè, ma e loro è pubblico. Scusa Filippo, è pubblico. Vai, ecco, okay. Bravissimo. Voi non vedete però, non so. Vediamo un caffè. Ma
Il caffè. Vuoi tu? Sì, sì. Grazie. Grazie, signora. Grazie, signore. Spostiamoci, sono qua. C'è una confusione. Siamo quello dopo. Come si vede bene? Bene. Allora, i due film sono due film, avete visto entrambi in bianco e nero, che hanno, come dire, atmosfere simili, atmosfere un po' moge, tristi, depresse. Vengono da due registi completamente lontani tra loro, che poi nella loro carriera si sono allontanati moltissimo. Il primo è di Ermanno Olmi, si intitola Il Posto, ed è un film del 61. Il secondo è di Tinto Brass, e si intitola Chi lavora è perduto, ed è un film del 63. Che cosa raccontano questi due film? Di due registi che non solo nell'immaginario, ma nella storia del cinema italiano sono gli antipodi. Raccontano le storie di due giovani alle prese con il primo impiego. Domenico, il protagonista del film di Olmi, è un ragazzo di Meda che viene assunto, che va al colloquio per un posto da impiegato in una grande società. Viene assunto per la gioia dei genitori che hanno fatto sacrifici per fargli prendere il diploma, che all'epoca era una grande conquista. Viene assunto, conosce una collega, Antonietta, con la quale simpatizza, e però è entrato in questa azienda, la cosa che più gli interessa è appunto stare vicino ad Antonietta, cosa che non gli accade, perché Antonietta va nella sede centrale a fare la dattilografa, mentre Domenico viene messo in una sede periferica inizialmente a fare il magazziniere. C'è una festa di Capodanno in cui lui spera di ritrovare Antonietta, cosa che non succede, e poi invece succede quello che più desiderava, cioè viene a mancare, scompare un impiegato della sede centrale e Domenico finalmente viene promosso a impiegato nella sede centrale dove può stare vicino ad Antonietta. Ma proprio nel momento in cui prende posto alla sua scrivania, tra gli sguardi indifferenti e un po' ostili anche di molti colleghi, si rende conto che i suoi sogni sono finiti.
L'altro protagonista è Bonifacio, un diplomato in grafica che deve entrare in una grande industria, ma il giorno in cui deve entrare in una grande industria come grafico per cui ha studiato, si mette a girovagare per Venezia facendo delle considerazioni di grande tristezza e di grande pessimismo sul suo destino di lavoro. Allora, mi ha colpito questa vicinanza di due registi inconciliabili, no? Ed è però l'immagine del lavoro prevalente nel cinema degli anni 60. Io avevo intitolato questo paragrafo Il lavoro come rinuncia. Il lavoro è il momento in cui i giovani che entrano a lavorare rinunciano ai loro sogni. E questo è stranissimo, perché è un'epoca, la prima metà degli anni 60, in cui non solo c'è molto lavoro, in cui c'è l'aspirazione a lavorare, ma in cui c'è anche quello che si dice oggi tutti i giorni che è la vera mancanza della nostra società. C'è un forte ascensore sociale. Il diploma da ragioniere, il diploma da grafico, è uno strumento di forte promozione sociale. Questi sono figli di proletari o di sottoproletari a volte, di contadini, che fanno immensi sacrifici per far studiare i figli, convinti che con questo diploma otterranno una grande promozione sociale, e così è. Il posto fisso è un posto che garantisce, se non un benessere, certo una tranquillità economica per tutta la vita, una sicurezza economica, la possibilità, come si diceva, di mettere su famiglia, di non avere più le ansie che ha avuto la generazione precedente, che spesso non riusciva a mettere insieme il pranzo con la cena. Ecco, in questo momento, che dovrebbe essere un momento di sviluppo, di felicità, di serenità, il lavoro viene sempre rappresentato come rinuncia. È la rinuncia ai propri sogni, è la rinuncia alla propria libertà. Il film di Brass si doveva intitolare In capo al mondo, non si sa perché la censura non amò questo titolo, e venne fuori un titolo ancora più significativo: Chi lavora è perduto. Allora, Chi lavora è perduto e Il posto rappresentano questa dimensione, che è una dimensione, poi ci tornerò alla fine, veramente singolare e terribile. Il lavoro come rinuncia, il lavoro come fine della propria esistenza, della propria esistenza nel senso di progetto, di sogno, di futuro. Il lavoro è la fine del futuro. Domenico, che si siede alla sua scrivania in fondo a questa grande open space, non si diceva così all'epoca, capisce che la sua vita è finita in quel momento. Così come Bonifacio si chiede se andando a lavorare potrà ancora vivere, perché chi lavora è perduto. E questo, dicevo, è abbastanza singolare, perché è la contraddizione di tutto ciò che noi abbiamo detto e pensato riguardo a quello che si chiamava il miracolo economico. Un miracolo economico che rappresentava veramente la diffusione del benessere, la diffusione dei consumi, la diffusione della sicurezza sociale, la costruzione del welfare. Viene interpretato dai registi come un momento estremamente critico, un momento funebre. Vedete, a un certo punto suonano le campane a morto, no? Perché si va a fare una visita a un cimitero. Il lavoro è la morte, il lavoro è la morte dei sogni, il lavoro è la morte del futuro. E questo è il primo capitolo. Poi ovviamente dopo gli anni 60 vengono gli anni 70. E gli anni 70, come tutti sanno, anche coloro che non li hanno vissuti, direi la maggior parte dei presenti li hanno soltanto letti sui libri, a differenza di noi, no? E sono gli anni in cui la declinazione del lavoro è completamente diversa. C'è un film che è assolutamente emblematico, qui non c'è neanche bisogno di fare la sorpresa, un film diventato mitico, un film che viene continuamente citato in questa occasione, che si intitola La classe operaia va in paradiso. Ne vediamo uno stralcio. Lulù, ma cosa mi combini? Il rendimento è bassissimo.
Li devi dare dentro, sennò perdi il cottimo, capito? Amore, amore, amore. Forse in questi giorni di festa ti sei un po' arrugginito. Arrugginito il cielo. Tacque, tacque. Guarda che roba, guarda che qua. Tacque, tacque, tacque. Tacque. Cosa hai pensato, sanguetta? Non è che non posso. È che non ho voglia. Ho altri pensieri per la testa. Ma i tempi che stai facendo sono da bambini. Bambini, è già i bambini che vanno alla scuola, è tutta una truffa quella lì. Perché qui non siamo trattati come i bambini che vanno all'asilo infantile? Anzi, al riformatorio. Guarda che se continui così, non solo perdi il cottimo, ma vai sotto la norma e ti devo multare. Amore, amore, è già la multa. Mi spiace togliervi il piacere di queste cose, ma insomma, abbiamo dei tempi contingentati come in Parlamento. Allora, in realtà questo film, come dire, rappresenta gli anni 70. Allora qui il lavoro non è più il lavoro come rinuncia, ma è il lavoro come conflitto. A me piace mettere i titoli, volevo fare il giornalista, non me l'hanno fatto fare e quindi mi accontento di mettere i titoli a me stesso. Il lavoro come conflitto è il tipico degli anni 70. Il conflitto è il conflitto di classe. La rappresentazione del lavoro è una rappresentazione intanto di un, essenzialmente di un tipo di lavoro, la fabbrica. Tanto questo è un film mitico perché è uno dei pochi film, forse l'unico, girato realmente in una fabbrica. Fu girato in una fabbrica occupata, una fabbrica di ascensori di Novara, che era in un interminabile contenzioso, era stato occupato e fu girato lì la Balconi, se qualcuno ricorda gli ascensori Balconi, no? La Balconi era chiusa, occupata e si girò lì. E il film, che è assolutamente rappresentativo, è una storia di un operaio, Lulu Massa, il nome e il cognome dicono già qualcosa. Lulu Massa è un operaio che inizialmente è un operaio modello, ha dei ritmi di lavoro eccezionali, tant'è vero che è in conflitto con i suoi compagni di lavoro, i suoi colleghi di lavoro, a cui rovina un po' la piazza, insomma, no? Perché è additato come modello. È in conflitto anche con la compagna, che è la famosa interpretazione di Mariangela Melato, perché lui, nonostante sia un operaio modello, è un comunista, e la compagna invece, cioè, non so se qualcuno ha visto quella famosa scena in cui Mariangela Melato dice: io non lo voglio vedere i tuoi amici, i tuoi compagni comunisti, sindacalisti, che mi fanno sempre la predica, io voglio la pelliccia. Voglio comprarmi la pelliccia, perché la mia aspirazione non è fare la rivoluzione con cui mi riempite la testa tutte le sere qui a casa. La mia aspirazione è comprarmi la pelliccia. E poi cosa succede? Succede che Lulu Massa ha un incidente sul lavoro. Un dito, lascia un dito nella pressa. E allora il conflitto è quello che abbiamo visto, è il conflitto con i sorveglianti, coloro che danno i tempi di lavoro, che Lulu Massa, che aveva dei ritmi eccezionali, non può più tenere e va non solo fuori, ma va sotto allo standard previsto. E allora va fuori di testa, comincia a frequentare un compagno, un vecchio compagno che è completamente impazzito, il famoso Militina, Salvo Randone, insomma, Lulu Massa è su una deriva inarrestabile, e il conflitto allora è il conflitto con il capitale, il conflitto con la fabbrica, con i datori di lavoro. Non sono molti i film in realtà degli anni 70 che parlano di lavoro, ma c'è questo che è diventato un monumento, al di là dei meriti o dei meriti artistici su cui si discute e si è molto discusso. In realtà accanto a questo c'è soltanto un altro film forse che si può segnalare, che è Trevico Torino, viaggio nel Vietnam, un film di Ettore Scola, che è un film un po' documentario, un po' film, che racconta la storia di un giovane immigrato di Trevico, che tutti dicono: ma ti sei sbagliato, è Treviso, no, dice Trevico, che è un paese della Lucania, se ricordo bene, che arriva a Torino e fatica a integrarsi nel mondo del lavoro e nel mondo che circonda il mondo del lavoro. Ma
La classe operaia che va in paradiso è un film su cui che merita qualche riflessione, se ho tempo voi, perché se io se attacco a parlare di queste cose non smetto più, e dovete dirmi basta a un certo punto, che mi piacciono. Merita qualche riflessione in più, perché molto spesso, anche da me che all'epoca ero un purista del cinema, insomma, è stato molto sottovalutato. Noi eravamo la generazione dei godardiani, quindi o si faceva come Godard o tutti gli altri erano da cacciar via. E soprattutto questo cinema un po' melodrammatico ci infastidiva. In realtà c'è, insomma, questa dimensione melodrammatica accentuata dalla mattatorialità di Gian Maria Volonté, che fa una delle sue grandi interpretazioni, ma questi eccessi di protagonismo. In realtà dietro a questa storia paradossale c'è invece una rappresentazione molto significativa e molto puntuale di quella che è stata la trasformazione del lavoro nel corso degli anni 70. Per esempio c'è il discorso degli incidenti sul lavoro, della fabbrica come luogo di malessere, il lavoro come malessere, ecco, ci aggiungo un titolo, il lavoro come malessere, è il periodo in cui si decuplicano di anno in anno gli incidenti sul lavoro, ma è anche il periodo in cui si va alla ricerca di garanzie. Il conflitto è, per esempio, un enorme conflitto che si va tra Confindustria e INAM, perché cominciano le assenze che gli industriali attribuiscono all'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, quindi di garanzie per i lavoratori che usufruiscono di giorni di malattia. Ma a questo si ribatte, no, non è che questi fingono di essere malati, è che si sono decuplicati gli incidenti sul lavoro. E poi c'è un'altra spiegazione che di un sociologo che mi ha affascinato. In realtà che cosa succede? È vero che sono gli anni in cui comincia l'assenteismo in fabbrica, ma l'assenteismo in fabbrica è dato dal fatto che ci sono delle garanzie nuove, lo statuto dei lavoratori, per cui se uno prima, non avendo garanzie, avendo l'influenza, andava a lavorare lo stesso, nel momento in cui ha le garanzie, giustamente quando ha l'influenza se ne sta a casa a curare. Ma soprattutto, spiega un sociologo bravo, e comincia il distacco dall'operaio che lavora in fabbrica e il senso di appartenenza alla fabbrica. Cioè, fino a quegli anni l'assenteismo non esisteva perché gli operai consideravano la fabbrica una cosa loro, una loro casa. Lì comincia la separazione tra vita e lavoro. Il lavoro non è più la vita di nessuno, è qualcosa di estraneo. Per cui se io posso stare a casa, me ne sto a casa perché non ho più... Viene meno l'affetto, viene meno l'affezione nei confronti del luogo in cui si lavora. Vengono meno le relazioni. E allora il lavoro di questi anni è soprattutto un lavoro conflittuale del cinema. Il grande racconto della classe operaia va in paradiso. È il racconto di una serie di diversi conflitti che hanno tutti come origine il lavoro. Poi succede una cosa strana. E qui poi abbiamo dibattito, quindi se qualcuno riesce a spiegarmelo io sono ben lieto di capire. Succede che di lavoro non si parla più. Non si parla più di lavoro per 20 anni, più di 20 anni. Per la seconda metà degli anni 70, per tutti gli anni 80, e questo è comprensibile, e per un bel pezzo di anni 90. Perché? È l'epoca del reflusso, è l'epoca in cui si torna a parlare della propria individualità, dei sentimenti, no? E a esaurire il tema del lavoro c'è una sola maschera, quella di Fantozzi. Cioè domina Fantozzi su tutta la scena del cinema italiano. Tra il 75 e il 2000, sono più di 20 anni, fantozziani. Fantoziano nel senso che l'unico riferimento al lavoro e l'unica immagine del lavoro che c'è nel cinema è quella inventata da Paolo Villaggio. Qualche accenno qua e là che ho segnato, di Impiegati di Pupi Avati, che più che un film sul lavoro è un film... Anche un film con Renato Pozzetto in cui lui dalla campagna va a vivere in quella specie... Vado... Mimì Metallurgico non è, ecco, lo aspettavo. Mimì Metallurgico non è un film sul lavoro.
Il metallurgico è semplicemente un lavoratore, il tema è la gelosia. Il metallurgico ferita. Il Fox non è assolutamente il lavoro. Ma questa è una. Poi possiamo fare un bel dibattito su questo. Infatti, avevo segnato il metallurgico, sì o no? In realtà il tema è il costume, no? È il costume e i rapporti uomo-donna in un periodo di grandi cambiamenti sociali e culturali, soprattutto per le donne. Però forse, scusi, negli anni Ottanta, se qualche film ha trattato anche indirettamente le tematiche del lavoro, la trasformazione, più come rappresentazione di costume che come critica a quel nuovo modello di gruppo. Sì. Sì. Che cosa succede? Ultimo capitolo, allora, il lavoro come conflitto, l'ultimo periodo è quello che col nuovo secolo. Col nuovo secolo invece c'è una ripresa di film che parlano del lavoro. L'origine, se vogliamo, risale al 94. Il film è La bella vita. La bella vita è un film di Virzì, torneremo a parlare, in cui per la prima volta si parla di deindustrializzazione. Il film si svolge in Toscana, a Piombino. C'è un ex operaio delle, come si chiamano, da Piombino, l'acciaierie, scusate, non mi veniva la parola, dell'acciaierie di Piombino, che è rimasto senza lavoro. Nello stesso tempo la moglie, e qui, prego, 94, ho detto 80, niente, e la moglie, che è una giovane Sabrina Ferilli, che è una cassiera, da casa, no? È una cassiera e che viene sedotta da un personaggio di una TV locale, insomma, ecco, e qui c'è un altro grande tema. Sono stufa di fare un lavoro ripetitivo quando posso fare un lavoro creativo in una TV in cui si esaltano alcune mie virtù. In realtà è una chimera, in realtà le TV locali non offre nulla, no? E dovrà rivedere un po' i suoi piani anche la compagna. Ma insomma, almeno come sfondo, ecco, e poi c'è una prima svolta, le acciaierie ovviamente non riaprono, ma il protagonista e i suoi ex compagni di fabbrica licenziati si riconvertono e aprono uno stabilimento balneare. Siamo proprio gli anni 90, inventarsi nuovi lavori, trarre opportunità dalle crisi, queste parole d'ordine che cominciano a serpeggiare nella società italiana. Poi però è tutto un susseguirsi di film, anche belli, anche interessanti, e magari ce li vediamo un po'. Ci vediamo Tutta la vita davanti, ci vediamo La febbre, se ce l'abbiamo, La febbre ce l'abbiamo? Perché siete dei maghi, voi avete trovato cose, La febbre, e ci vediamo Smetto quando voglio. Tre sequenze. A me non piace. Sono intenti? Okay. La febbre. Complimenti, veramente complimenti.
visto? Nulla è impossibile. Complimenti, ha fatto davvero un gran bel lavoro. Ci lascia? Sì, ho voglia di cambiare aria. Stop. Cos'è? Ultimo, la penultima, poi abbiamo. Ci metto quando voglio. Niente, alla fine sono fatto 2 anni dentro per un fine favore amico. Poi sono uscito, sono andato a lavorare al cantiere da mio. Va tutto bene fino a 3 mesi fa che zio è morto. Mi dispiace. Ma non ha sofferto, C'è la coltellata, gli hanno dato bella precisa qua proprio sulla carotide, sì. Poi c'aveva pure ragione quello che gli ha data la vecchia storia di poker online. Comunque. E là scoppia a casino perché i figli cominciano a litigare, sono scannati per eredità, c'è stata una strategia legale per la divisione delle eredità, c'è stata tutta le famiglie così, no? Si litiga per i soldi, come al solito. Che ha detto che i figli hanno cominciato a scannarsi, è sempre così i soldi, no? Cioè, quando ci stanno i soldi. Che... No, hai detto un'aspra diatriba legale. Non so manco che vuol dire. Tu sei laureato. Sono laureato io. Beh, io sono stato chiaro, non assumo laureati. Non so, laureato, ma non che ho la scuola a terza media che spingevo il fumo. Non siete affidabili. Ma io stavo qua, sono laureato, abbiamo pazienza, no? Sei il terzo settimana. Sono laureato. Stop. Vabbè, sono laureato, sì. Allora. Voi credo ricordiate un po' tutte queste storie, no? La storia di Mario Bettini, che è un diplomato, però con grandi ambizioni, con anche, come dire, certo talento per la musica, per l'organizzazione di eventi, che però, insomma, di famiglia non, sicuramente non benestante, prende il primo lavoro che gli offrono, che è quel lavoro di impiegato comunale, e che proprio perché, insomma, impiegato comunale ma con delle ambizioni e quindi, come dire, un po' antipatico rispetto ai suoi superiori, viene destinato ai cimiteri, ad occuparsi del cimitero di Cremona. E lì poi ha la sua fortuna perché il Presidente della Repubblica vuole fare una visita proprio al cimitero di Cremona e vede quanto è bravo. Questo ragazzo, ha persino l'assessore, deve riconoscerlo. Poi c'è la storia di Marta, che è la protagonista di Tutta la vita davanti. Marta è laureata in filosofia, sta scrivendo una tesi di dottorato su Heidegger, però prima fa la babysitter e poi va a lavorare in un call center, dove viene stimolata a fare meglio con queste formule, queste tecniche organizzate da Sabrina Ferilli. E poi ci sono i protagonisti di Smetto quando voglio. Pietro, il neurobiologo. Mattia e Giorgio, i due latinisti che lavorano in una pompa, con la pompa di benzina. Alberto, che fa il lavapiatti. E Andrea, che è un antropologo e che lavora come sfasciacarrozze. Ecco, che cosa hanno in comune tutti questi protagonisti e tutte queste storie? E il lavoro come umiliazione, almeno così l'ho definito io. Abbiamo visto una sequenza formidabile. Si scopre che qualcuno è laureato perché parla bene. Si dice, no, io di laureati non ne voglio. Allora, il lavoro non è più quello che abbiamo visto prima, non è il lavoro come rinuncia, non è neanche il lavoro come conflitto, è il lavoro come umiliazione. Cioè, il lavoro è un luogo in cui si deve viaggiare ampiamente al di sotto delle proprie capacità, delle proprie potenzialità, perché la scoperta di certe potenzialità è dannosa, paradossalmente, questo è il paradosso, no? Tu parli troppo bene per essere uno che ha fatto terza media. Sì, una minaccia e non una risorsa. È una minaccia. Sei una minaccia e non una risorsa. Lavoro, e quindi il lavoro è una costante umiliazione, oltre che una costante frustrazione delle proprie possibilità. Questo è il lavoro rappresentato dal cinema a partire dal nuovo millennio. Tutti i film raccontano, almeno in Italia, storie di questo tipo. E allora, per concludere, volevo fare, sono stato nei tempi, un'ultima riflessione, perché
stiamo conversando e non possiamo non parlare di Checco Zalone. Ma non possiamo parlare di Checco Zalone non solo perché siamo a conversarlo, ma perché Checco Zalone ha fatto un film che ha fatto moltissimo discutere. Ci vediamo magari. Lo sapete a memoria, immagino. Buongiorno. Mi dica, deve conferire con la dottoressa. No, ho visto che era femmina, ha detto la segretaria. Io invece sono la dirigente. E tu il segretario? Cazzo, si guardate. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Allora, signor Zalone, lei ha maturato un trattamento di fine servizio pari a 27.482 euro. Fatti il conto a casa. Bene. Io sono riuscita a tenere per lei, se mi firma la cessazione volontaria del rapporto, un buonuscita di 35.000 euro. Non ci credo, dottoressa. È una cifra spropositata. Se fosse vero, firmerei proprio ad occhi chiusi. Ecco qua. Ma lei sta scherzando? Non sto scherzando. Io sì. Secondo te, ho lasciato il posto fisso per 7.000 euro di merda. Sono fatti FR. Ehi, ma è del mestiere questo, no? Esatto. Quale compito indispensabile ha svolto in questo strategico ufficio provinciale per 15 anni? No, non si arrabbia. No, chi si arrabbia? Questo è il compito. Mettevi i timbri alle licenze in cacciapesca per 10 anni. Poi ho cambiato. Poi nei periodi intensi, addirittura una volta sotto Pasqua e dovevo usare il braccio ausiliario. Ho capito. Simbari. Lei questi timbri non li metterà più? No. Siete per la mamma? Allora, tutti sappiamo, credo, qual è questa storia, la storia di Checco. È la storia di un giovane, insomma, che usa tutti gli stratagemmi possibili per non abbandonare il posto fisso. Allora, delle moltissime interpretazioni che sono state fatte, qualcuna anche eccessiva, qualcuna anche fuorviante, di questo film, a me veniva in mente un'altra cosa, un'altra considerazione. Che quello che Checco non vuole assolutamente abbandonare, e di appunto da sorprendersi, dice, ma questa, ma lei è del mestiere, lei sa di cosa stiamo parlando. Non vuole lasciare quel posto fisso che era quello che ai giovani protagonisti del film di Olmi, a Domenico, e al giovane protagonista del film di Tinto Brass, faceva ribrezzo. Cioè, quel posto fisso di lavoro ripetitivo, in ufficio, accanto a colleghi non particolarmente simpatici né brillanti, ma comunque di cui si buonasera, prego. Di cui si percepisce, ciao, si percepisce immediatamente, fin dal primo giorno di lavoro, si percepisce, come dire, l'inutilità, una certa vacuità. Il mettere i timbri è quello che Checco difende con le unghie e coi denti. Cioè quel lavoro che rappresentava il buio, che rappresentava l'abisso entro cui Bonifacio e Domenico non volevano cadere, è invece ciò che Checco vuole tenersi stretto per tutta la vita. E se volete una mia opinione, e questo non è un bel segnale, né per i giovani, né per questo paese, né per il mondo del lavoro in questo paese. E con questa vena di ottimismo vi saluto. Io lei l'avevo già introdotta prima, quindi non dico altre parole. Diciamo che accanto alle immagini che ci ha fatto vedere Giorgio Simonelli, adesso invece Lea giocherà con le parole, suppongo, sì, perché parliamo di letteratura. Sono immagini. Vai. Dunque, prima di tutto vorrei cominciare con qualche suggerimento di lettura, che mi sembra, insomma, una cosa importante. Nei miei suggerimenti ci sono anche autori di cui non parlerò, perché ho deciso di concentrarmi su un periodo più ristretto, e quindi i suggerimenti sono sulla fiducia, diciamo, ecco. Sicuramente sono da leggere, sul tema del rapporto tra letteratura e lavoro, i libri di Paolo Volponi. Questo è un autore imprescindibile, soprattutto perché riguarda proprio il periodo del quale ha parlato poco fa
il professor Simonelli. Paolo Volponi, insomma, che è stato uno scrittore che ha vissuto dall'interno il mondo dell'industria, come molti intellettuali degli anni 50 e 60, cioè molti degli intellettuali della stagione dell'engagement, anche Franco Fortini, insomma, sono stati molti gli intellettuali che hanno potuto parlare del lavoro perché vivevano dall'interno la realtà industriale, come dirigenti, come insomma, alti funzionari o ingegneri, eccetera. E poi un altro autore imprescindibile da leggere su questo tema, parlo della seconda metà del Novecento sempre, è Vasco Pratolini, Il metello di Vasco Pratolini, che è un libro nel quale, diciamo, si incarna un po' tutto quel sogno della, dell'ideologia del lavoro visto come possibilità per i soggetti, per gli uomini, per le donne, di crescere interiormente, cioè il lavoro visto come elemento di crescita, come elemento di miglioramento, ecco, e insomma un sogno che era destinato a sgretolarsi in capo a pochi anni e che infatti lo stesso Pratolini poi non ha praticato in tutta la sua letteratura, no? Ma era proprio questa ideologia dell'impegno che lo aveva portato con Metello a vedere il lavoro proprio in questa prospettiva. Quindi questi sono due, ecco, due suggerimenti di lettura veramente secondo me imprescindibili. Poi veniamo ad autori e autrici più recenti. C'è un altro libro che io vi vorrei suggerire senza però parlarne diffusamente, ed è Dita di Dama, che è un libro del quale non parlerò perché parla del lavoro in tempi un po' più diciamo lontani rispetto alla nostra contemporaneità. Però è un libro bellissimo dal mio punto di vista, perché per le cose che diceva Oscar Buonamano prima, Chiara Ingrao è la figlia di Pietro Ingrao, una donna che insomma una sindacalista, un intellettuale, una scrittrice, una femminista, ha scritto questo libro nel quale si parla appunto di una lavoratrice che ha delle dita di dama, ha delle dita insomma con le quali potrebbe suonare il pianoforte, potrebbe fare cose molto più delicate e invece è costretta ad un lavoro duro. La cosa interessante di questo libro, a proposito della cultura come forma di resistenza rispetto a questo universo che ci attanaglia e che ci opprime del lavoro seriale, è che tutti i capitoli sono intitolati di questo libro con un verso di Dante, con un verso della Divina Commedia, proprio perché è come se quella fosse una spia della resistenza umanistica rispetto a questo mondo opprimente del lavoro. Però questo appunto è un suggerimento sulla fiducia. Invece vi voglio fare altri tre suggerimenti di lettura che riguardano i libri dei quali invece voglio parlare più diffusamente. Il primo, lo diceva già Oscar prima, è La dismissione di Ermanno Rea, che è un libro che apre il nuovo millennio, 2002, insomma adesso ne parlo ma vi dico anche gli altri due prima di parlarne. L'altro libro che vi consiglio caldamente di leggere è Acciaio di Silvia Avallone, un libro del 2010 che è stato scritto da una ragazza molto giovane, e il terzo che vi suggerisco è Ternitti di Mario Desiati, che è un libro pure, diciamo, dello stesso periodo, è stato scritto da un autore pugliese. Ci tengo particolarmente a questi tre suggerimenti di lettura per tre motivi diversi che adesso provo ad illustrarvi. Allora, prima di tutto La dismissione. La dismissione è un libro che dal mio punto di vista, anche se non è apparso tale, è abbastanza periodizzante. Che cosa significa periodizzante? Che a un certo punto indica una direzione, cioè prima si scriveva in un modo, poi si è cominciato a scrivere in un'altra maniera. Allora, Ermanno Rea è un autore che ha cominciato a scrivere di cose molto importanti quando aveva già una certa età, un po' come Camilleri, cioè non è un autore giovane. Adesso noi siamo abituati a vedere sempre, no, nei premi letterari soprattutto ci sono sempre questi autori giovani, anzi sempre autori sempre più giovani, no, che vanno alla ribalta della scena letteraria. Invece Ermanno Rea ha cominciato a scrivere piuttosto tardi.
quando lui ha cominciato a scrivere, era appena passata la voga in Italia della letteratura degli anni 90, cioè la letteratura che, insomma, un po' frammentaria, un po' amante del linguaggio triviale, la moda della letteratura cannibale, no? Nella quale i romanzieri, gli scrittori di una generazione avevano pensato di contrastare quel reflusso appunto degli anni 80 e 90, che era un reflusso molto, insomma, così di conservatorismo, di ingessatura della società in un certo senso, con questo linguaggio triviale, proprio sbattuto in faccia, parolacce, una prosa molto frammentaria, molto quasi mimetica di una realtà suburbana, che però diventava quasi peggio della realtà vera, insomma, no? Allora pensate a Aldo Nove, sono tanti libri di quegli anni che, insomma, sono stati scritti così. Arriva Ermanno Rea, che è appunto uno scrittore di una certa età, che quindi non si fa influenzare tanto dalle mode, e insieme a tutta un'altra serie di libri che aveva scritto negli anni precedenti, esce nel 2002 con questo libro, La Dismissione, che è un libro scritto proprio, come si potrebbe dire, a regola d'arte. Un libro scritto a regola d'arte, che quindi, insomma, compare in uno scenario letterario che non era più abituato da diversi anni ai libri a regola d'arte, ai libri scritti a regola d'arte. Questo libro parla della dismissione dell'acciaieria di Bagnoli, che è una dismissione che viene operata dall'amministrazione del sindaco Bassolino, no? Allora visto, insomma, negli anni 90 un po' come quello che poteva essere l'autore di un rinascimento napoletano. Poi le cose sono andate parzialmente diversamente rispetto alle sue promesse, ma insomma Ermanno Rea, che era un intellettuale napoletano ma che aveva girato tutto il mondo ed era lontano da Napoli da molti decenni, decide di tornare a Napoli per raccontare questo rinascimento napoletano e si imbatte proprio in questa grande impresa che è la dismissione dell'Italsider, uno stabilimento enorme, uno stabilimento gigantesco, per il quale Bassolino ipotizza, immagina un futuro completamente diverso. Bagnoli, da essere praticamente il luogo più insalubre di tutto l'Interland napoletano, avrebbe dovuto diventare, nei progetti di questo sindaco illuminato, un grande parco con campi da golf, insomma, luoghi di, diciamo così, di divertimento, e quindi un risanamento incredibile di tutta l'area, appunto un'area inquinatissima, come immaginate appunto Taranto, no? L'esempio più simile è quello di Taranto. Che cosa succede? Succede una cosa paradossale, che questa dismissione della fabbrica, che deve essere venduta ad una società cinese che si deve proprio portare via pezzo pezzo tutti i comparti della fabbrica, diventa una specie di metafora, diventa una paradossale metafora, perché tanto è importante la precisione del lavoro per costruire all'interno della fabbrica i vari oggetti, le varie merci, i vari materiali che vengono fuori dalla fabbrica, e altrettanto è importante la stessa perizia nel decostruire. Quindi la questione operaia, che era stata tanto vivace a Bagnoli e poi in tutta l'area di Napoli, insomma lì c'era stata l'Alfa Romeo per tanti anni, quindi era una zona industriale veramente molto pesante, con una sindacalizzazione molto alta, con una vicenda proprio sindacale importante a livello nazionale. Questa stessa questione operaia, che era stata tipica della Bagnoli che costruiva, diventa altrettanto tipica della Bagnoli che decostruisce. E quindi paradossalmente la condizione operaia di tutti questi uomini, che sono capeggiati poi da un operaio molto preciso, molto rigoroso, abituato alla vecchia scuola, no? Abituato alla vecchia scuola della dignità operaia di sinistra, che vedeva il lavoro proprio come etica, no? Ne parlava prima il professor Simonelli. Beh, questi operai in un certo senso decostruiscono la fabbrica pezzo per pezzo, ma lo fanno come se stessero costruendo qualcosa. Quindi
E però loro non percepiscono la differenza, cioè la condizione operaia tanto è per costruire, tanto è per decostruire, ma all'esterno di questo micromondo tutto cambia se costruisci o se decostruisci. Tu percepisci di vivere la stessa condizione, ma in realtà stai determinando intorno a te un panorama, un paesaggio completamente diverso. Allora, questo interlocutore con il quale Ermanno Rea parla, che si chiama, vi dicevo, Vincenzo Buonocore, no? ha un nome parlante, perché si chiama Buonocore, è una persona bravissima, è un compagno di fabbrica correttissimo che si occupa e si preoccupa della condizione di tutti gli operai, che si preoccupa anche di saldare la questione del lavoro con una questione sociale in senso più ampio, quindi ha anche una dignità intellettuale dal punto di vista operaio, perché lui fa un'analisi delle cose, fa un'analisi di quello che succede. Beh, loro hanno questi continui e fitti incontri nei quali parlano e nel frattempo noi vediamo che questi operai che operano la dismissione lavorano minutamente, lavorano in modo precisissimo, sono molto anche presi da questa operazione, che in un certo senso però è un suicidio lento, perché loro sanno benissimo che quando non ci sarà più l'acciaieria, in realtà non ci saranno questi campi da golf. Loro lo sentono dentro, ne sono consapevoli interiormente. Sanno però che questo è il loro destino. Il loro destino operaio in questo momento è quello di decostruire la fabbrica. Allora vedete, è una metafora pazzesca. È una metafora pazzesca prima di tutto perché quello che accade è un fatto vero, quindi non è una metafora immaginaria e quindi questo la rende ancora più incredibile. Ma poi è una metafora pazzesca perché questo lavoro, tra l'altro che dura lunghi anni, è un lavoro all'interno del quale non lavorano tanto gli operai precarizzati, ci sono anche, ma sono la parte minoritaria, gli operai precarizzati della contemporaneità, no? Lavorano gli operai vecchio stile, quelli sindacalizzati, quelli che hanno una forte etica del lavoro e soprattutto quelli che hanno una forte etica del lavoro collettivo. Cioè, mentre loro dismettono la fabbrica, non fanno altro che continuare a vivere il luogo fabbrica come il luogo nel quale si costruisce la solidarietà operaia. Solidarietà è una parola che compare molte volte nel libro, e la solidarietà è tale che ad un certo punto, mentre leggiamo, noi percepiamo che per la prima volta questi operai trattano i pezzi dismessi della loro fabbrica con ancora più cura di quando invece erano operai che costruivano, perché sentono che quello che stanno consegnando ai cinesi è un pezzo della loro vita. E allora questa consegna, questo lutto che piano piano si viene a determinare, loro lo vivono in un modo quasi rituale. Lo ritualizzano, spostano i pezzi con grande cura, con grande attenzione. E ci sono infatti delle scene del film di Gianni Amelio, che è stato tratto da questo libro di Ermanno Rea, La stella che non c'è, non so se vi è capitato di vederlo. Il libro il film è un po' farraginoso, non so se Giorgia la pensa nello stesso modo. Però ci sono delle scene in cui arrivano i primi container al porto cinese di destinazione e ci sono gli operai che sono arrivati da Napoli che devono ricevere questi pacchi, questi container. A un certo punto, non so, succede, mi pare, un disguido per cui questi container non arrivano. Loro sono preoccupatissimi. In effetti a loro, se ci pensate un attimo, non gliene dovrebbe fregare assolutamente nulla che questi pezzi della fabbrica dismessa arrivino bene in Cina. Sono pezzi di acciaio di una fabbrica chiusa che ha inquinato il territorio per 40 anni. Eppure per loro la cura, ecco, è un elemento della solidarietà e della loro condizione operaia. Cioè la loro condizione umana si identifica con la loro condizione sociale forse per l'ultima volta. Ed è simbolico questo fatto che a dismettere questa fabbrica, ne viene dismessa una, però è come se ne venissero dismesse tante, sono gli stessi operai. Allora, vedete, l'uomo superfluo, ci diceva prima Filippo, questo libro mi fa tanto pensare ad un libro di una ventina di anni fa di Jeremy Rifkin, non so se ve lo ricordate, La fine del lavoro, che
era un libro nel quale si parlava proprio della progressiva, insomma, fine del lavoro operaio in Occidente. Allora, Jeremy Rifkin parlava proprio di fine del lavoro. In realtà noi sapevamo che quel lavoro, il lavoro operaio, non era finito veramente, era soltanto stato spostato, era stato delocalizzato. E quindi, in un certo senso, questo è quello che accade proprio alla fabbrica di Bagnoli. Viene delocalizzata, viene spostata. Pensate che cosa paradossale. Diciamo paradossale solo apparentemente, se ci ragioniamo la storia è stata sempre così: le fabbriche vengono dismesse da un luogo perché è inquinatissimo da quella fabbrica e vengono portate in un altro luogo che sarà inquinato altrettanto da quella fabbrica, ma non ce ne importa niente. Quindi il lavoro, in un certo senso, è una condizione anche molto mobile. Cioè, il lavoro in alcuni momenti può dare dignità, in alcuni momenti può dare identificazione, in altri momenti può dare disidentificazione. Però sicuramente è un elemento che nella soggettivazione sociale è centrale, è determinante. Ora, Ermanno Rea, guardate, è uno scrittore sensibilissimo. Quello che lui racconta in questo libro, La dismissione, riesce a fare della fabbrica un organismo vivente. La fabbrica è qualcosa che pulsa, è un organismo vivente, eppure una fabbrica, un'acciaieria è una cosa pesantissima. E il motivo per cui io ho pensato anche di parlarvi di acciaio e di Ternitti è proprio perché anche in questi altri due libri si parla di enormi fabbriche, di enormi industrie estremamente inquinanti e che però nello stesso tempo hanno avuto la capacità di determinare soggettività sociale per gli operai e le operaie che vi hanno lavorato. Però prima di parlarvi di questi altri due libri, io insomma vi devo dire, negli ultimi tempi si è moltiplicata la letteratura sul lavoro, cioè il lavoro è diventato proprio uno dei temi fondamentali della letteratura, se ne parla un po' dappertutto. Io vi ho detto prima che questo libro di Ermanno Rea lo trovo periodizzante perché ha inaugurato uno stile diverso della letteratura per gli anni 2000. E guardate, è così, perché se voi pensate ad un libro come Gomorra di Saviano, per esempio, molto più famoso naturalmente, beh, quello deve qualcosa alla dismissione di Ermanno Rea. Cosa gli deve? Gli deve la capacità di aver voluto tenere insieme, il realismo della letteratura, la tensione giornalistica dell'inchiesta e quindi la visione insoggettiva dello scrittore, no? Lo scrittore che vuole narrare, vuole raccontare, però vuole farlo a partire da quello che lui ha davvero visto, e una ricercatezza del linguaggio, una aulicità del linguaggio. Beh, queste tre caratteristiche noi le troviamo tutte quante intere nei libri, e io direi anche nelle tendenze che si sono poi avvicendate per tutti gli anni 2000, queste tre cose che vi ho detto, mentre prima non c'erano. Allora, c'è un po' questo contrappasso: mentre negli anni 90 si reagiva all'ingessatura della società di quegli anni con questa letteratura sbriciolata e anche trivializzata, invece negli anni 2000, quando i letterati, quando gli scrittori cominciano a diventare essi stessi le prime vittime della precarizzazione del lavoro, reagiscono allo sbriciolamento del lavoro e della società in modo opposto, cioè aulicizzando il linguaggio, rendendo più compatta e più composta la letteratura. Quindi vedete, è un processo inverso quello che avviene. Infatti, se voi esaminate la letteratura anche degli scrittori e delle scrittrici più giovani dagli anni 2000 in poi, vedrete che la precisione linguistica e l'accortezza, l'attenzione al linguaggio, ecco, parlavamo prima di Sabatini, è qualcosa che noi non ritroviamo assolutamente negli anni 90, perché c'è ancora una volta il desiderio, o se non altro il tentativo, di reagire ad un fatto sociale con una dimensione culturale. La dimensione culturale è quella che ci permette di reagire, o almeno ci consente di tentare di farlo. Allora,
mi vengono in mente alcuni, insomma, alcuni libri o alcuni autori anche, per esempio uno a cui sicuramente un pensiero lo voglio dedicare, è il libro Lavorare uccide di Marco Rovelli, che è un libro forse che, insomma, non ha avuto tutto il successo che avrebbe meritato. È uno di quei libri che osservano queste tre caratteristiche che io vi ho detto, cioè il realismo, il ritorno al realismo, la attenzione ad un linguaggio aulico e la volontà di tenere insieme letteratura e reportage in un modo molto particolare. Lui lo fa soprattutto concentrandosi sul tema delle morti bianche, le morti sul lavoro. Allora, questo tema è importantissimo perché, prima di tutto, ne parlava prima Giorgio Simonelli, le morti sul lavoro sono un fenomeno che si è moltiplicato enormemente man mano che il lavoro è stato precarizzato. Quanto più il lavoro è precarizzato, tanto più gli incidenti e le morti sul lavoro aumentano. Si è calcolato addirittura che nei primi anni del 2000 ci sono stati 4 incidenti potenzialmente mortali al giorno in Italia. Potenzialmente mortali significa che alcuni poi finiti con la morte delle persone interessate e altri no. Diciamo che da alcuni anni a questa parte si è passati a 3 incidenti, quindi c'è stata una diminuzione grazie a molte lotte che ci sono state, però una diminuzione comunque minima. Ma la cosa più paradossale di queste morti bianche delle quali parla Marco Rovelli in Lavorare uccide è il fatto che attraverso questo fenomeno, le storie che lui racconta, per esempio la ThyssenKrupp o tante altre vicende che lui racconta però narrativamente, proprio in questo intreccio che vi dicevo di reportage e narrativa, lui ci racconta come è cambiato il lavoro e come è cambiata la condizione anche intersoggettiva tra le persone che lavorano. Per esempio, il fatto che mentre prima, quando lo Statuto dei lavoratori di Gino Giugni era, diciamo, nel pieno del suo splendore, cioè era considerato un po' uno spauracchio da tutti i proprietari delle grandi fabbriche, succedeva che appena c'era un momento preoccupante o un incidente sulla catena di montaggio, gli operai bloccavano la catena di montaggio, si fermavano. Marco Rovelli invece osserva come nelle fabbriche adesso, siccome tutti gli operai sono precari e quasi non hanno il modo di conoscersi fra di loro perché vengono presi per 3 mesi, per 6 mesi, alcuni vengono presi anche con contratti di 30 giorni, quando c'è un incidente sulla catena gli altri operai fanno finta di non vedere perché mentre prima esisteva la coscienza operaia, adesso la coscienza operaia non esiste più come coscienza di classe. Ma io non voglio nemmeno usare questa parola così, diciamo, densa di stratificazioni storiche e politiche. Non esiste nemmeno la coscienza di comunità, o come dice Saviano, l'unica coscienza di comunità che attualmente è possibile è quella della comunità malavitosa, o sistema, lui lo chiama, no? O sistema, cioè tutto ciò che è comunitario nella zona di Napoli è comunitario perché è un sistema che lo ha determinato come tale. Allora, vedete, questa cosa del cambiamento delle relazioni all'interno della coscienza operaia è molto importante, perché la coscienza operaia viene vissuta in modo individuale, non più come una coscienza collettiva. Quindi Marco Rovelli ci porta mano a mano nella constatazione di quello che Bauman aveva detto, che noi siamo passati da una stagione nella quale vivevamo la condizione individuale per risolverla in una dimensione collettiva, ad una stagione nella quale invece viviamo i problemi collettivi e ce li dobbiamo sbrigare, cioè ce li dobbiamo risolvere in una dimensione unicamente individuale. Allora, Marco Rovelli ci porta a questo, cioè ci porta a vedere che gli altri operai stanno fermi e fanno finta di non vedere, mentre accanto a loro sta accadendo la morte bianca di un precario. Ma guardiamo le parole: morte bianca, precario. Cosa significano queste parole? Perché
una ideologia della comunicazione mainstream ci ha fatto cominciare a chiamare le morti sul lavoro morti bianche. Perché? Questo è una cosa che dobbiamo esaminare. Voi sapete a quale fenomeno si dava precedentemente il nome di morte bianca? Cosa era la morte bianca prima che noi chiamassimo in questo modo la morte sul lavoro? La morte bianca era la cosiddetta morte in culla. Cioè, succedeva che misteriosamente, e come dice Umberto Eco, l'autore sta negli avverbi, cioè è l'avverbio che ci svela tutto, misteriosamente i bambini piccoli morivano in culla. E quella era una morte bianca. Cioè, una morte bianca è una morte alla quale non si può porre nessun rimedio perché è determinata dalla fatalità. È un mistero. Non sappiamo perché accade. E quindi la dobbiamo accettare in silenzio. Allora, lo slittamento semantico di questo significato, dalla morte bianca misteriosa e alla quale non si può opporre nulla, del bambino in culla, alla morte dell'operaio alla catena di montaggio, ci fa appunto slittare anche a noi alla accettazione del fatto che quella è una morte contro la quale non si può fare nulla. E Marco Rovelli dice, ma scusate, lì è una questione di rapporti tra sicurezza del lavoro e potere contrattuale della classe operaia o potere contrattuale del sindacato. Non è una cosa misteriosa, non è come la morte dei bambini in culla, non è la stessa cosa, ma noi siamo abituati ormai a chiamarla con lo stesso nome e quindi nella nostra mente c'è una relazione tra le due cose, cioè le due cose sono entrambe investite dal mistero, dalla ineluttabilità. Precario, cosa significa? Precario, precarius in latino significa colui che gode dei benefici che sono rivenienti dall'aver fatto una preghiera a qualcuno che è più potente. Quindi non un diritto di cui io godo, ma una condizione che mi sono meritato individualmente, da solo, e che gli altri non meritano, anzi gli altri sono miei concorrenti nella richiesta di questi diritti e perciò sono miei nemici. Ecco perché, mentre noi siamo passati appunto da una condizione in cui la soggettività si scioglieva, cioè si risolveva in una dimensione collettiva, corale, ad una condizione invece di solitudine che sempre più va accentuandosi, no? Parlavamo prima della vendita su Amazon. Noi andiamo perdendo la coscienza di collettività, la coscienza collettiva. Ci chiudiamo in casa, siamo al computer e compriamo i libri su Amazon. E quindi non andando in libreria non incontriamo le altre potenziali, cioè le altre persone che sono potenzialmente portatrici della nostra stessa richiesta di diritti. Non le incontriamo, quelle stanno alle case loro e comprano su Amazon e noi siamo a casa nostra e compriamo su Amazon. E in questo modo io dico che quel fenomeno che si osserva, soprattutto a partire dal Giappone, no? Il fenomeno dei ritirati sociali, i ragazzi che diventano i hikikomori, cioè si chiudono in casa e vivono soltanto a contatto con il loro smartphone o il loro computer, diventa una condizione generalizzata. Se tutti quanti diventiamo dei ritirati sociali, allora semplicemente la coscienza collettiva e di classe, cioè la coscienza del lavoro come fatto sociale e come fatto che determina la crescita della collettività e non soltanto la competitività dell'individuo, va a perdersi non perché qualcuno ce lo impone dall'alto, ma perché siamo noi stessi gli zelanti collaboratori di Hitler, cioè siamo noi stessi a determinare che la nostra condizione muti a nostro svantaggio. E il libro di Marco Rovelli, devo dire, da questo punto di vista è molto interessante. Altro libro interessante, andiamo molto cursoriamente, sempre di un pugliese come Desiati, è il libro di Alessandro Leogrande, Uomini e Caporali, anche uscito più o meno appunto a metà del primo, cioè insomma intorno al 2010 circa. E qui entriamo con Alessandro Leogrande in area Taranto, cioè area Taranto, acciaierie, insomma questi temi non ce ne liberiamo mai di questi temi, non è il tema di questo libro di Leogrande, ma insomma i tarantini non se ne possono mai liberare.
Silvia Avallone è una ragazza, una giovane scrittrice che scrive questo libro che balza subito agli onori della cronaca nel 2010, finalista allo Strega, insomma, quindi grande interesse e qui ci sarebbe anche da discutere perché in questo stritolamento di quella che io dico, ecco, della durata, c'è anche un po' lo stritolamento della letteratura, cioè i giovani scrittori e le giovani scrittrici diventano subito vecchi perché i libri hanno una durata brevissima, invece ci sono dei libri che dovrebbero durare, che dovrebbero essere letti anche quando la cinquina dello Strega dell'anno successivo viene divulgata e insomma non c'è bisogno di affrettarsi a comprare la nuova cinquina se uno ha degli arretrati di lettura interessanti dagli anni precedenti. Bravo. E Silvia Avallone parla di un'altra acciaieria, l'acciaieria di Piombino. Ora pensate, è una cosa interessante secondo me il fatto che ne parli una ragazza così giovane, perché finché ne parla Ermanno Rea, un intellettuale che aveva vissuto la stagione dell'impegno, che era stato mandato a fare reportage sulle fabbriche di mezza Europa e anche di mezzo mondo dalle varie testate giornalistiche per le quali aveva lavorato negli anni 60, il Mondo, Paese Sera, insomma aveva girato tantissimo lavorando su questi temi, ma che una ragazza, Silvia Avallone, si metta a parlare dell'acciaieria di Piombino è invece una cosa, diciamo, più insolita. E lei lo fa parlando, diciamo, mettendo al centro di questo libro due protagoniste, che sono due facce, un po' una è l'interfaccia dell'altra, sono le due facce di una stessa medaglia, della possibile evoluzione di come delle ragazze della classe figlie della classe operaia possono diventare. Una delle due ragazze è impegnatissima in politica, è iscritta a Rifondazione Comunista, fa battaglie sociali, eccetera. L'altra invece, insomma, non fa niente, è dedita a tutt'altro, pensa soltanto al divertimento. Sono due opposti, però in realtà nel libro queste due ragazze rappresentano proprio due facce che invece andrebbero tenute insieme, cioè andrebbe esaminato perché c'è una delle due protagoniste, ma più che protagoniste e narratrici, decide di dedicarsi completamente all'impegno e l'altra completamente al divertimento. Poi naturalmente il libro, naturalmente non ve lo voglio spoilerare, anche perché avendovi raccomandato di leggerlo, spero che lo farete, c'è anche in questo caso, ma è inevitabile, un caso di morte bianca, chiamiamola, diciamo, provocatoriamente a questo punto con l'espressione corrente, la morte bianca che a che cosa ha diritto? Per quello di cui dicevamo prima, cioè che noi viviamo le condizioni collettive soltanto come condizioni individuali ormai, l'unico onore collettivo che si riserva alla morte bianca è quello di comparire per 3 o 4 pomeriggi in una trasmissione televisiva sulla tipo La Vita in Diretta, questi, cioè le trasmissioni che parlano del dolore neutralizzandolo perché c'è una storia dopo l'altra, empatizzando continuamente con storie di dolore, in realtà non se ne risolve nessuna, diventano soltanto i frammenti di un continuo show diciamo del dolore della gente comune, no? della gente povera, della gente che non ha niente e che quindi pur di avere il suo quarto d'ora di notorietà accetta anche di prestare le sue disgrazie e i suoi drammi a questo quarto d'ora di notorietà. Questo libro di Silvia Avallone risponde proprio a quelle caratteristiche che io vi dicevo, cioè è un libro scritto benissimo. Questa è una ragazza veramente giovane, ma ha una scrittura molto raffinata, molto elegante. E come si addice la scrittura elegante al racconto della classe operaia di un'acciaieria che peraltro appunto è un po' come un dinosauro nel 1500, cioè una cosa estinta, no? Le acciaierie sembrano estinte, qualcosa di vecchio.
si addice bene, si addice molto bene, perché vedete, il punto è proprio questo, no? Ne parlavamo prima a proposito dei protagonisti di Smetto quando voglio, cioè gli scrittori della generazione degli attuali 30-40enni, che però hanno cominciato a scrivere già magari alcuni 10, 12 o 15 anni fa, sono persone che hanno studiato tantissimo. La loro precarietà è una precarietà all'interno della quale c'è tantissimo studio. Quindi è un doppio spreco, è lo spreco della loro vita ed è lo spreco di un sapere accumulato, che non ha nessuno spazio all'interno del quale espandersi, sia per la realizzazione individuale, ma anche per il miglioramento dell'intera società. Perché una persona che sa tanto e che non ha dove, non ha un luogo dove esprimere questo tanto sapere, è una secca perdita sociale. Quindi c'è una secca perdita sociale nella precarizzazione del lavoro, perché questa precarizzazione del lavoro, mentre i lavori più umili sono destinati a scomparire, perché appunto il 49% dei lavori attualmente in uso nei prossimi 15 anni sarà sostituito dalla robotica, contemporaneamente però, diciamo, le competenze di alto livello non trovano lo spazio per esprimersi e quindi, diciamo, si chiude un cerchio, perché non è come appunto pensava Rifkin 20 anni fa, che scompare il lavoro operaio e saremo tutti quanti, diciamo, impegnati in importanti lavori di riqualificazione dei nostri beni culturali, oppure di cura del territorio, oppure di cura delle persone che ci stanno intorno. No, le due cose paradossalmente scompaiono insieme. Perché scompaiono insieme? Guardate, è una cosa molto importante, perché scompare quella dimensione collettiva che la fabbrica aveva garantito fino ad adesso. Cioè, se scompare la dimensione collettiva della fabbrica, non scompare solo a svantaggio del lavoro operaio, scompare a svantaggio della dimensione collettiva tout court. Questo ci dimostra la storia e questo ci raccontano questi romanzi. Poi naturalmente ognuno si fa la sua Bibbia, voglio dire, ci saranno anche delle voci contrarie. Vado brevemente a Ternitti per non, insomma, prendere troppo tempo. Questo è un libro scritto da un autore ancora delle nostre parti, di Martina Franca, Mario Desiati, forse lo conoscete perché ha scritto tante cose belle. È un libro nel quale si racconta la storia di una emigrazione di massa, soprattutto della zona del Salento, in una fabbrica svizzera di Eternit, cioè di amianto, quindi una fabbrica mortale, no? Le storie che accadono a queste famiglie di emigrati italiani in Svizzera sono delle storie veramente pesantissime. Tutti sono costretti a vivere in una sorta di casa comune, una specie di capannone adibito ad abitazione collettiva, nella quale le diverse famiglie cercano di ricostituire con delle tende, con dei piccoli separé realizzati artigianalmente, empiricamente, cercano di ricostituire l'intimità della loro famiglia, l'intimità delle loro relazioni parentali e affettive, naturalmente senza riuscirci, perché questa fabbrica tutto mangia e tutto distrugge, in particolare le loro stesse vite. E quindi avvengono tutta una serie di eventi per cui questo capannone si costituisce come una specie di microcosmo. Pensate che quando gli italiani, che insomma quasi non imparano la lingua lì perché sono costretti a stare sempre tra di loro, quindi si autoghettizzano, e questa autoghettizzazione gli impedisce definitivamente di entrare a far parte di qualunque processo di miglioramento sociale, cioè loro sono destinati a lavorare come macchine e basta. Lavorano e producono e non c'è nient'altro. Cioè il lavoro non è assolutamente un'occasione di miglioramento per loro. Allora, quando devono uscire per fare un po' di spesa o per delle necessità proprio empiriche, si sentono quasi a disagio. Non riescono a vivere in modo disinvolto neanche il piccolo tratto di strada che li porta al negozio dove devono andare, e non vedono l'ora di rientrare in questo capannone che chiamano la casa di vetro, anche se quello è un luogo di tortura oggettivamente.
Non vedono l'ora di ritornare, perché quello è come l'unico alveo nel quale riescono a riconoscere quel piccolo pezzettino di paese che sono riusciti a portarsi dietro, cioè la lingua, un minimo di relazioni interpersonali, ma veramente pochissimo, perché poi queste cose si azzerano col tempo. Una parte di queste persone riesce a tornare indietro, c'è un'eroina che è una donna, insomma, come anche nel libro precedente di Desiati, e cioè Vita precaria, amore eterno, anche lì, insomma, c'è un'eroina, una donna, che in un certo senso, un po' come se fosse un ritorno alla grande madre naturale, no? La grande madre come mito quasi preistorico, ancestrale, arcaico, colei che da un punto di vista affettivo e con tutte le sue forze vuole a tutti i costi riuscire a tenere in piedi una dimensione umana, non vuole rinunciare all'umano. Quando lei torna in Puglia, diventa un po' il simbolo di questo ritorno. Comincia a vedere che intorno a lei non sono morti soltanto gli uomini che avevano lavorato nella fabbrica di Eternit. Eternit significa, appunto, Eternit è la fabbrica dell'amianto, che in dialetto salentino diventa Eternitti, e cioè Ternitti, insomma, è una parola salentina che diventa poi quasi emblematica della parola tetto, no? Cioè, perché i tetti negli anni 70, negli anni 60 e 70, soprattutto delle case più povere, si ricoprivano con l'amianto. Quindi c'è anche un'allusione un po' metaforica, perché Ternitti significa tetto, cioè casa. Nello stesso tempo questa è una casa della morte. Quindi la casa equivale al luogo che invece ti fa morire, no? Perciò è un miscuglio proprio di significati che sta all'interno di questa parola. Quando lei torna, appunto, questa, diciamo, protagonista, si accorge che cominciano a morire anche le donne che hanno lavato le tute degli operai che lavoravano nella fabbrica di Eternit, perché gli asbesti, che sono questi piccolissimi uncini, no, che determinano appunto l'asbestosi e il mesotelioma pleurico, che sono le malattie, insomma, che tutti sappiamo, di cui si muore per queste, insomma, per chi ha lavorato in queste aziende, e, insomma, cominciano a morire tutti. Quindi il ritorno a casa, in un certo senso, è un po' il ritorno al luogo dove si muore, cioè il ritorno a casa corrisponde alla morte. Però lei non si abbandona alla morte, diventa una operaia specializzata in un altro settore. Vabbè, anche qui non ve lo posso spoilerare il libro, però ecco, vi devo dire che, insomma, questa idea del tetto, che è un po' la metafora che c'è sempre nel libro, perché a un certo punto nella casa di vetro succedono dei fatti brutti che non vi racconto, e la protagonista si va a rifugiare sempre in posti sopra i quali, cioè in posti sotto ad un tavolo, sotto ad un letto, per avere sempre un tetto sulla testa, sempre un tetto sulla testa. Quindi quest'idea del tetto ritorna molte volte nel libro come metafora di una protezione, di una casa, di una dimensione di luogo privato, ma nello stesso tempo collettivo, perché vi ho detto che nella casa di vetro si vive in tante famiglie. E poi, ecco, è molto interessante il fatto che proprio in questi anni, il 2009-2010, non so se ve lo ricordate, sono passati pochi anni, ma succedono tanti fatti e a volte le cose si dimenticano con facilità, sono state fatte tante proteste da parte di operai, di studenti, di precari, di ricercatori universitari, che andavano a protestare sui tetti delle fabbriche, sui tetti delle università, cioè, e in un certo senso questo è un po' come il venire fuori dal tetto, cioè il venire fuori dalla casa, no? La protagonista cercava sempre un tetto sulla sua testa, e invece la protesta vera quando avviene? La protesta vera
la, insomma, la coscienza collettiva vera avviene quando tu esci dalla tua casa, quando apri le porte della tua casa e ti incontri con altre persone. Allora, in questo senso, il tetto di queste proteste che sono avvenute in quegli anni tra il 2009 e il 2010, soprattutto fatte dai precari, come vi dicevo, dai ricercatori e dagli operai, eccetera, rappresenta proprio la volontà di dire: io sto uscendo dalla mia casa, sto cercando una dimensione collettiva nella quale io mi identifico con altri che hanno le mie stesse problematiche, ma soprattutto che condividono con me la stessa richiesta di soggettività sociale e politica, e però non lo sanno. E quanto più si sta dentro la casa, tanto più la possibilità di costruire una soggettività sociale e politica viene meno, perché la solitudine non fa politica, la solitudine fa antipolitica, e fa apolitica. Invece quando si sta insieme si costruisce la politica. Guardate, qualunque cosa vogliamo dare, qualunque significato vogliamo dare a questa parola politica, ma soprattutto quella di stare insieme, stare insieme. Allora, io credo che il discorso sul lavoro è soprattutto un discorso che si può portare avanti letterariamente se si costruisce senso collettivo. Questi libri ce lo dimostrano, e per questo io vi rilancio il mio suggerimento di lettura. Ne vorrei, insomma, aggiungere molti altri. Per esempio, c'è questo simpaticissimo veramente libro di Andrea Baiani, Cordiali saluti, oppure Il mondo deve sapere di Michela Murgia. Sono libri che affrontano con un'ironia sferzante la tematica, appunto, della precarietà, del licenziamento facile. Però naturalmente non posso parlare, non posso parlarvi di tutti. Oppure il bellissimo racconto di Christian Raimo nel volume collettivo Come tu mi vuoi, un racconto bellissimo, ma insomma, ecco, si andrebbe davvero lontano proprio a testimonianza del fatto che questi giovani scrittori e queste giovani scrittrici degli ultimi 10-15 anni hanno dedicato un'attenzione particolarissima a questo tema, che dopo gli anni 50 e 60 sembrava un tema per vecchi e invece è diventato un tema per giovani. E siccome lo sappiamo, questo non è un paese per giovani, come amiamo ripeterci, io credo che sia una testimonianza molto importante di sasso lanciato nello stagno il fatto che tante persone giovani vogliano impegnarsi su queste tematiche. Per far aleggiare sempre Francesco Sabatini hai detto due volte spoilerare, avresti potuto dire svelare, per esempio. Sì, no, io ci vedo una differenza. Vabbè, avresti potuto tornare, avrei detto spoilerare due volte, non t'ho interrotta. Perché sì, sì. Allora, Filippo? Filippo, no, volevo capire gli orari, perché non so gli orari né che esigenze avete, perché diciamo avere un'eventuale coda di questa discussione con un dibattito. Io volevo aprirlo questo dibattito lanciandovi due sollecitazioni rispetto alle cose che avete detto, e poi non so appunto a che ora si finisce, se poi si continua si possono fare anche domande. La prima è che secondo me è un po' la risposta al punto da dove siamo partiti, cioè alla imperante tecnologia e alla imperante assenza di prospettive che sembrano esserci, e a tutto quello che ci ha detto Giorgio Simonelli, ci ha fatto vedere attraverso i film. A me pare che oggi, e guardando da oggi a domani, una riflessione secondo me che andrebbe fatta è perché oggi è totalmente assente il conflitto sul tema del lavoro, cioè la precarietà, la nuova tecnologia, una società sempre più individuale ha portato a un aspetto al quale non eravamo abituati. Ovviamente negli anni 70 il conflitto è stato il sale della democrazia in qualche modo. Oggi, e questa è una domanda che faccio a Giorgio Simonelli, perché intanto c'è questa assenza del conflitto, e se una società può fare uno scatto in avanti in assenza del conflitto? A Lea la faccio contestualmente, così le faccio insieme, così siete pure voi più veloci nelle risposte.
Esalterei, dato che ho detto all'inizio, io sono sempre più convinto di questo, cioè che l'unica risposta possibile che noi possiamo dare è quella della consapevolezza e della cultura. Essendo il libro di Ermanno Rea, La dismissione, uno dei libri che io amo di più, e, diciamo, concordo con tutto quello che hai detto, mi piace pensare, perché è una riflessione che però non avevo fatto, diciamo, ultimamente, al valore profetico dei grandi autori. Un valore profetico ce l'aveva Pasolini, ce l'aveva sicuramente Italo Calvino, e ce l'ha in questo libro anche Ermanno Rea, perché nel 2002 Ermanno Rea ci sta dicendo quello che poi noi cominceremo a scoprire un paio d'anni fa, nel 2015-2016, oggi, cioè che i cinesi si stavano comprando tutto. Nel 2002 la Cina non esisteva proprio nel nostro immaginario, non c'era la Cina in Italia, cioè la Cina era una cosa che stava là, c'erano i comunisti, abbiamo dormito noi. Mangiavano, dormivano, cioè non sapevamo niente noi della Cina, no? Mentre Ermanno Rea nel 2002 ci dice attenzione che questi si comprano tutto, a cominciare anche dalle cose che non servono. Oggi, per sfortuna del professor Simonelli, che è un tifoso milanista, si stanno comprando, ammesso che siano veri pure i cinesi del Milan, perché no, i cinesi del Milan non sembrano essere veri, quelli dell'Inter se la sono già comprata l'Inter, i cinesi del Milan non si capisce, però per dire si comprano pure le squadre di calcio, quindi siamo arrivati alla frutta. Quindi in questo senso volevo rilanciare a Lea questa visione profetica, e quindi ancora una volta che forse la vera risposta che noi possiamo dare, o l'argine che noi possiamo porre a un disfacimento totale, è quello di aggrapparci sempre di più agli intellettuali, ai poeti, quelli ce ne sono sempre di meno purtroppo, che invece, pur non essendo dei maghi, riescono nella contemporaneità a vedere il futuro. Risponde lei, intanto io penso ai cinesi. Ah, insomma, io voglio dire questo su questo argomento. Si è parlato molto in questi ultimi anni, anche insomma, come una delle specificità della precarizzazione del lavoro, si è parlato della precarizzazione del lavoro intellettuale. Ecco, cioè questa è una delle specificità proprio della precarizzazione e quindi della mortificazione del lavoro. Se ne è parlato perché in un certo senso, diciamo, per esempio le ricerche universitarie oppure la condizione degli intellettuali è diventata in più campi una condizione sempre più legata appunto a contratti, a progetto, anche nelle case editrici, per esempio tu vedi che i libri di una stessa casa editrice non hanno lo stesso standard perché la loro cura è affidata a dei service diversi, quindi cioè, il marchio Einaudi per esempio non significa che tutti i libri della casa editrice Einaudi siano fatti nello stesso modo, non è più neanche questo. Quindi questa frammentazione, questa precarizzazione del lavoro intellettuale è una delle specificità, senz'altro. Ed è una delle specificità soprattutto se si fa riferimento alle generazioni più giovani. Quindi questo è il disastro, nel senso che in questo modo anche quella capacità profetica degli intellettuali, che devono però avere dei tempi di elaborazione, dei tempi di analisi, anche di intuizione, insomma, a contatto con la società, sono diventati difficili. Perché se io devo, insomma, preoccuparmi all'interno dell'università di fare una verifica ogni 3 anni e devo produrre, scrivere continuamente, io non ho neanche il tempo di guardarmi intorno, non ho neanche il tempo di capire quello su cui voglio scrivere. Cioè, esistono dei campi dell'agire umano nei quali questa determinazione temporale è soltanto una mortificazione, perché io non lo so quanto tempo mi occorre per scrivere un libro, perché io per scrivere un libro ho bisogno di guardare la società a 360 gradi, o non a 360 gradi ma con il microscopio in base a quello che scelgo di fare, però devo farlo per il tempo che mi occorre. Quindi da questo punto di vista l'intellettuale è un soggetto estremamente degradato, e c'è un discredito
continuamente gettato sulle professioni intellettuali, che riguarda la scuola, l'università, l'editoria. Allora io dico, guardiamoci dalla doppia, diciamo, dal doppio binario morto, che è quello dell'intellettuale divo, intellettuale spettacolo, e quello dell'intellettuale, Torre d'Avorio. Cioè, è finito l'intellettuale Torre d'Avorio, ma se la sostituzione dell'intellettuale Torre d'Avorio deve essere l'intellettuale spettacolo, non mi pare un grande guadagno, insomma, perché l'intellettuale spettacolo non ci porta da nessuna parte. Però guardate, siamo noi che non dobbiamo volerlo, cioè siamo noi che... Mi piace fare, ve lo dico, mi piace fare le presentazioni dei libri senza l'autore. Sai, Marina, ti dico la verità, mi piace fare la presentazione del libro senza l'autore. Perché ho capito negli ultimi anni che ci interessano i libri perché ci interessano gli autori. Invece deve essere un po' il contrario, ci deve interessare l'autore perché ci interessa il libro. Il libro resta, il libro è la cosa che deve restare. Allora le grandi profezie sono affidate a delle pagine scritte e noi possiamo tenerle sul comodino, possiamo portarcele dietro, possiamo leggerle anche sullo smartphone, insomma, se vogliamo. Però devono essere qualcosa che ci consente di stabilire un rapporto con il nostro pensiero, con il nostro io profondo e con il nostro noi collettivo. Cioè, dobbiamo cercare di rifuggire, non lo dico però in senso regressivo, reazionario, perché si rischia facilmente di cadere in questo. No, lo dico proprio perché, ecco, insomma, Silvia Avallone qui non c'è, la persona però per me c'è, perché abbiamo parlato del suo libro. Ermanno Rea purtroppo ci ha lasciati pochi mesi fa, ma Mario Desiati vive e lotta con noi e quindi, insomma, sì, no, Berlino, voglio dire, vive e lotta, voglio dire nel senso che è vivente, sì, certo. E quindi... un altro migrante. Ecco, sì, certo, un altro migrante. Lì poi, insomma, c'è anche... perché doveva venire al nostro festival quest'estate, non viene perché sta a Berlino. L'abbiamo detto questo fatto. Però le grandi profezie lasciamo che siano. Se invece gettiamo un discredito così vasto e colossale sulle professioni intellettuali, non ci saranno più grandi profezie. E poi alla fine domandiamoci perché ci hanno indotto a farle cessare, insomma. Perché probabilmente erano quelle cose che erano capaci un tempo, appunto tu hai nominato Pasolini, di mettere le persone di fronte a delle parole che, insomma, delineavano degli orizzonti credibili. Allora, non sarà forse un caso, mi domando io, se è tanto di moda la letteratura fantasy per i ragazzi, no? Soprattutto in quella fascia di età nella quale si forma la coscienza collettiva e la coscienza sociale. Se io leggo continuamente dei fantasy, la mia prospettiva di grande profezia sarà appunto millenaristica, del tutto immaginaria, del tutto disancorata rispetto alla realtà, e quindi io non saprò più distinguere la profezia che mi porta ad una riflessione davvero sul reale, ad una riflessione sul mio stesso futuro, dalla profezia come costruzione immaginifica, fiabesca, favolistica. E quindi c'entra l'assenza del conflitto con questo che sta dicendo lei, secondo me. Ma dunque, adesso sul conflitto voglio dire due cose abbastanza semplici che però, come dire, mi urgono, mi urge dirle. No, qui c'è una lettura che oggi è stata assorbita e accolta, generalizzata, di cui il film di Zalone è la punta dell'iceberg. Cioè l'idea che il conflitto che ha dominato gli anni 60-70, no? Cioè, diciamo le cose, il sindacato forte, un sindacato che era in grado di ottenere dei risultati, no? Nei miglioramenti delle condizioni di lavoro, nei miglioramenti del welfare, è responsabile del debito pubblico. Questa è una lettura che si fa comunemente. Io non posso più tollerare.
che viene declinata in mille modi, la generazione. Io non posso più sentire raccontare che la mia generazione è la causa del fatto che i giovani non trovano lavoro. Io sono, adesso sono discorsi antipati, io sono andato a lavorare che avevo 22 anni. Non so quali responsabilità posso avere del fatto che gli altri non lavorano, ho sempre lavorato, non lo so, non ho rubato mai nulla, non ho fatto come Checco Zalone, che non che fingeva. Allora, ci sono imposte delle letture folli, cioè, secondo le quali tutti i conflitti passati sono i responsabili di quello che oggi non va. Ora, che ci siano stati delle conflittualità eccessive, delle sindacalizzazioni eccessive, questo può essere anche vero, ma una lettura così come viene fatta, per cui tutto ciò che era quella che poi c'è un'altra, quella ideologia, perché il fatto che la parola, certo bisogna dirlo a Sabatini, il fatto che ideologia sia diventata una parola spregiativa è una cosa che mi fa impazzire, no? Per come se uno avendo un progetto non possa. Allora, questa è la prima idea che ha, come dire, banalizzato e criminalizzato il conflitto. Cioè, il conflitto è la dialettica, però, anche, no? È la dialettica. Non è che si può avere un pensiero unico, un unico modo, un unico valore. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, che è ancora più banale, ma la voglio dire, sta in un aggettivo, in un aggettivo che farebbe inorridire quelli, appunto, che vogliono parlare bene, che è Ciusi. Vi ricordate la storia del Ciusi? Cioè, oggi uno non può discutere il lavoro perché, siccome di lavoro non ce n'è, la storia è, come si dice da noi, è già tanto che tu ce l'abbia, e non fare tante storie quando hai il lavoro. Che era nella versione ministeriale scriteriata: giovani non siate ciusi. Allora, noi abbiamo visto due film in cui i giovani erano molto ciusi perché avevano un lavoro, ma si sentivano, come dire, proprio travolti da questa dimensione. Allora, questa è l'altra idea, che non si può più discutere il lavoro, perché se discuti il lavoro sei ciusi, sei uno che non ha, che già ha il lavoro e si mette ancora a fare le storie. Allora, di fronte a questa situazione, credo che l'unica via, non lo dico perché l'hai detto tu, no, ma hai detto tu, gli unici che possono parlare, perché non possono parlare i sindacalisti, non possono parlare quelli che vanno a lavorare perché sono chiusi, gli unici che possono parlare sono gli intellettuali, veramente, sono gli intellettuali, cioè sono quelli che, avendo, come dire, per mestiere, avendo la possibilità di riflettere, di pensare, devono pensare anche a queste cose, anche se il pensiero dominante, quasi unico, va nella direzione opposta. Perché è diventato, io dico sempre, insomma, no, che è morto il comunismo, ma ha vinto il luogo comunismo. C'è un luogo comunismo di là, per cui nessuno, si danno per scontate alcune cose che non sono affatto scontate. Si dà per scontato che la sindacalizzazione è nemica di una corretta distribuzione delle risorse. Questa è una panzana. Allora, su queste cose si potrà discutere. Ecco, che gli intellettuali, invece che chiudersi in una torre d'avorio o andare da Vespa, facciano queste cose qui. Però voglio dire anche un'ultima cosa sulla scuola e sull'istruzione, che, come hai detto tante volte, come si è detto tante volte oggi, è l'unico antidoto a questa deriva. Qui ci sono due problemi. Uno è che, a me pare, per la mia esperienza, e di cui sono stato anche, lo dico perché poi, insomma, ho una parte di vita anche, insomma, che tutti possono vedere e leggere, almeno sui documenti ufficiali, ecco, di cui sono stato complice. Tutto il discorso dell'istruzione che è stato fatto negli ultimi 20 anni, non so se sono io che sono invecchiato, no? Ma è stato tutto un discorso sull'eccellenza e la competitività dell'istruzione. Io all'università non sento altro che dire: noi dobbiamo essere competitivi. Ma competitivi di che? Noi dobbiamo fare il nostro lavoro bene. Non che dobbiamo essere competitivi. Noi viviamo costantemente, tu sai che io amo il calcio, noi viviamo costantemente in un derby. Il derby con la Bocconi, il derby con lo Yulm, il derby con l'Università di Bari. Dobbiamo essere competitivi. Noi dobbiamo fare bene il nostro mestiere, non essere competitivi.
Questo mito della competitività è una follia. La competitività va bene alle Olimpiadi, ma non è il valore primario dell'istruzione. L'altra cosa, no, è quella della, come dire, dell'aziendalizzazione e della formazione tutta basata su due cose. L'eccellenza. Noi tutti i discorsi che facciamo sono i discorsi dell'eccellenza. La graduatoria, sia, non c'è un'università italiana tra le prime 50 del mondo, che cosa terribile. Siamo più bravi noi o siete più bravi voi di Bari? No, tutta è l'eccellenza. Il problema non è solo l'eccellenza, il problema è la base. Gli anni 60, di cui abbiamo parlato tanto oggi, che sono stati anni per tanti versi discutibili, però hanno portato l'istruzione obbligatoria ai 14 anni. Questa è la civiltà. Non è l'eccellenza la civiltà, o solo l'eccellenza. Non mi interessa niente di avere un'università tra le prime 100, che poi tutte le categorie in base alle quali si fanno le indagini sono tutte discutibili. Invece tutto è oro colato. È prima Harvard. In base a che cosa è prima Harvard? Non, nessuno ce lo spiega. Non è solo l'eccellenza. E avere una per fortuna ieri è uscito finalmente, l'altro ieri, un discorso serio che diceva dell'eccellenza dell'istruzione di base dell'Italia, che questa è una cosa consola. L'altra cosa, e qui poi finisco perché sennò passo per un reazionario ancora, no? È l'altra cosa che le scuole devono formare al lavoro. Io quando sento, quando ci metto mano alla mia pistola, quando sento che quante start-up avete fatto voi? Perché, a parte che la parola già start-up... La start-up, ma la scuola deve istruire, deve educare, non deve fare le start-up. C'è il liceo classico, noi al liceo classico abbiamo 10 start-up. Chi se ne frega delle start-up? Cioè, ma tu devi insegnare. Ma che ci sia un progetto in base a cui ci si chiede che cosa si insegna, qual è il fine dell'insegnamento, che cosa dobbiamo fare di questi ragazzi, perché questi ragazzi insomma, a un certo punto diventeranno uomini, donne, dovremmo preoccuparci anche di quello. No? Però non è che la qualità si misura in base a quante start-up abbiamo e in base a dei criteri così di eccellenza. Io credo che, senza essere un reazionario, no? Però dovremmo tornare. Era un discorso che faceva Rossellini, lo ricordo, faceva Rossellini 30 anni, 40 anni fa, perché è morto da 40 anni. Cioè, la scuola temeva che la scuola diventasse semplicemente un luogo di formazione all'inserimento nel mondo del lavoro. La scuola è anche qualcos'altro. Allora, recuperiamo queste tre cose. Uno, che gli intellettuali fanno gli intellettuali, riflettono, e visto che sono gli unici che hanno la patente per farlo, che mettano in dubbio qualche cosa di questo pensiero economico-centrico che ci condiziona. Due, che l'eccellenza e la competitività non è tutto, che ci sono, come dire, dei criteri di dovere. No? Io faccio un mestiere e cerco di farlo bene, non per essere più bravo della Bocconi, non per avere più laureati della Bocconi o per avere più placement della Bocconi. Certo, non sono fesso da pensare che il placement non conta niente, perché se dopo un po' il placement non c'è, nessuno viene più alla tua università o alla mia università. Però che quello sia l'unico criterio non si può fare. Terzo, che perché poi conta di più avere, no, una base istruita, ben istruita, che sa i fondamenti della scrittura, della lettura, del far leggere, scrivere e far di conto, e capire bene, e leggere un testo e interpretarlo, e conoscere l'italiano. Credo che questo sia il livello base su cui si può costruire un paese civile. Poi avere una università o tre università o quattro università nella graduatoria stilata da non so quale, questo, credetemi, conta meno, conta di più.
prima di fargli un applauso, penso che se lo meritano, però volevo dire che sei perdonato per placement, detto due o tre volte, solo perché hai usato un'espressione bellissima quando hai parlato in film, me la sono scritta, hai detto: conosce una collega con la quale simpatizza, che io trovo non una bella lingua, una lingua che identifica bene, con la quale simpatizza è un modo... secondo me aulico di dire, ma anche perché bellissimo. In quegli anni si poteva solo simpatizzare, quindi placement viene annullato, viene diciamo compensato da simpatizza. Io direi che te la farei un applauso, no? Allora adesso se avete qualche domanda la fate, altrimenti ci facciamo una bella passeggiata nel centro storico di Conversano, che forse è meglio. No, per se tutti. Non avete una domanda, io voglio dire una cosa però, sì. Scusa, è una cosa brevissima. Vorrei informarvi di questo. Noi siamo stati accolti giù quando siamo arrivati da un gentile signore. Ah, sì. Sì. Che... sì. Che ha detto: ma state andando alla fondazione? Sì, sì, prego, prego, accomodatevi. Però vi devo informare di una cosa. Che Di Vagno è morto. Ha detto però ve lo diranno. No, ha detto ve lo diranno però. Quindi vi volevo informare tutti che Di Vagno è morto. È un signore aggiornato comunque. Grazie. Grazie. Prego. Prego. Preambolo, io non sarei così personalmente pessimista sul futuro. Gli intellettuali però devono anche agire, non basta pensare, devono agire in azioni concrete. Poi noi abbiamo avuto un esempio che è stato un imprenditore grandissimo, sì. Quindi possiamo anche ripescare dal passato per insegnare ai giovani che sono esistiti uomini straordinari come questo. Un uomo che è riuscito a sintetizzare un po' tutte le anime e quindi forse richiamare ai tempi moderni, richiamare alla coscienza i sindacati, perché anche i sindacati li devono riformare all'interno, i lavoratori e gli stessi imprenditori. Quindi ognuno di noi, in tutte le sedi in cui è possibile farlo, deve sensibilizzare queste tre categorie fondamentali per un lavoro migliore nel futuro. Avremo modo di incontrare il sindacato venerdì prossimo. I lavoristi ci saranno, appunto. Il mondo dell'impresa, il 28, perché ognuno cerca di fare la governance politica il 21. Come andava bene? Noi siamo l'avanguardia artistica. Grazie. Più